Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono le 9:45, io direi che possiamo aprire i lavori di questa giornata seminariale. Mi presento, sono Ilaria Antonini, sono a capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e oggi ho il compito, di cui sono molto lieta, di aprire i lavori di questo secondo incontro seminariale nel formato di webinar, che abbiamo progettato come Dipartimento insieme all'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e all'Istituto degli Innocenti di Firenze, come momento che si inserisce in un percorso di quattro momenti seminariali, appunto, di cui questo, dicevo, è il secondo, verso la realizzazione della quarta Conferenza Nazionale sulla Famiglia, che si terrà nel periodo autunnale di quest'anno, verso fine di ottobre, e che segue, dopo diversi anni, l'ultima conferenza che si è tenuta sempre nell'autunno del 2017. Abbiamo ipotizzato insieme all'osservatorio di costruire un percorso che abbia una duplice finalità attraverso questi quattro webinar. E una finalità anzitutto di introdurre i temi che l'Osservatorio ha ritenuto paradigmatici nell'ambito della costruzione di un nuovo piano nazionale sulla famiglia, quindi di introdurli definendoli e illustrandoli pubblicamente, e poi con lo scopo di raccogliere in una seconda fase, assolutamente immediata rispetto al webinar, le osservazioni, le proposte e i contributi pubblici sui contenuti che saranno esposti. Prima di passare alla definizione operativa di questa mattinata, voglio assolutamente ringraziare l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, nella persona della coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, la professoressa Chiara Giaccardi, che prenderà la parola subito dopo la chiusura di questa mia introduzione, e la professoressa Elisabetta Carrà, che ha coordinato e coordina il secondo gruppo di lavoro, che in seno all'osservatorio ha affrontato uno dei temi paradigmatici di cui vi facevo cenno prima e che oggi si sintetizza in questo titolo, che è il rapporto tra generi e generazioni nelle relazioni familiari. E consentitemi di ringraziare tutti i componenti dell'osservatorio, alcuni dei quali su designazione delle amministrazioni e delle associazioni e degli enti che vi fanno parte, oggi sono relatori in questo webinar, nonché tutti i componenti che, anche non essendo oggi relatori, hanno contribuito alla stesura di questi primi quattro report tematici che noi vi illustriamo nel webinar e che saranno, come vi preannunciavo, sottoposti alla vostra consultazione, quindi a una consultazione pubblica. L'Osservatorio, due parole, è l'organismo, l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, è l'organismo tecnico-scientifico che supporta il Dipartimento e quindi l'autorità politica delegata nella attuazione delle politiche familiari. In realtà ha un compito tecnico-scientifico ai fini di un indirizzo sulle politiche familiari e quindi ha una componente che oggi poi vedrete ritrovata nello che abbiamo ideato di webinar, una componente molto ricca che rappresenta sia le istituzioni a livello centrale e territoriale e sia tutte le componenti della società civile, del terzo settore, come poi vi illustrerò, le componenti che fanno parte anche, rappresentano anche i lavoratori, i datori di lavoro, che insieme possono dare un contributo tecnico e appunto scientifico per le politiche e soprattutto per la definizione del piano nazionale per la famiglia. E in questo senso l'osservatorio è anche rappresentato da una componente scientifica che consente appunto l'approfondimento di studi, l'elaborazione di dati e l'analisi degli stessi a conforto e supporto della costruzione di un piano di interventi.
L'idea di arrivare alla conferenza nazionale per fasi è un'idea innovativa, di cui ringrazio appunto l'osservatorio, che ha ritenuto importante che la sede della conferenza, che è la sede di sintesi di tutti i contributi e le suggestioni che riguardano la costruzione del piano, che quella sede non sia soltanto un momento ridotto ad una giornata e mezzo di lavori di condivisione, ma che sia la sede in cui si arriva a quella giornata di lavori con una produzione di contenuti che siano stati condivisi con i territori e con tutte le imprese, le aziende, i cittadini, coloro che intendano contribuire con il loro apporto alla definizione del nuovo piano. I quattro webinar, di cui questo appunto è il secondo, per chi non c'era lo scorso 15 luglio, trattano questi seguenti temi. Abbiamo affrontato il tema che forse fa un po' da sfondo a tutti i temi, che è la questione demografica. E quindi abbiamo dato un po' una prima cornice con il report sulla questione demografica che poi vi dirò troverete pubblicato e ed è già posto in consultazione. Oggi tratteremo, andiamo nel vivo. Dopo aver definito qual è lo sfondo, quali sono i problemi ai quali diciamo l'osservatorio e il piano soprattutto cercherà di dare soluzione. Andiamo a trattare temi più specifici. Dopo la giornata di oggi avremo a settembre altri due webinar che sono il terzo l'8 settembre riguarda il tema del lavoro in un'ottica di parità di genere e il quarto webinar che tratterà il tema della disuguaglianza. C'è poi un quinto gruppo di lavoro che è coordinato appunto dalla nostra coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, cioè dalla professoressa Giaccardi, che è un gruppo di lavoro che ha, diciamo, posto la cornice entro il quale i quattro temi paradigmatici si inquadrano, si operano e che farà una sintesi di questi temi, diciamo in un concetto che appunto abbiamo definito come ecosistema della famiglia. Passerò poi la parola appunto alla professoressa Giaccardi che ci introdurrà su questo tema. Per quanto riguarda l'agenda di oggi, questa agenda rappresenta tutte, come vi dicevo, è lo schema partecipativo dell'osservatorio. Dopo i saluti istituzionali, avremo l'introduzione del report in una sua sintesi da parte della coordinatrice, professoressa Carrà. Vi segnalo fin da subito che è possibile per voi scrivere nella chat, ma che non sarà possibile, salvo diciamo, domande di operative e immediate, dare un riscontro oggi, perché, come adesso vi dirò, ci sarà invece un momento dedicato successivo alla chiusura del webinar per la vostra consultazione. Dopo l'intervento introduttivo della professoressa Carrà, abbiamo gli interventi dei relatori. Come voi potete vedere, avremo due interventi delle istituzioni, una collega del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio, nonché una collega del Ministero dell'Istruzione. Abbiamo due interventi da parte degli enti territoriali, abbiamo la Regione Lombardia e la Regione Calabria, abbiamo due e dell'UPI. Quindi abbiamo tre interventi per quanto riguarda i territori. Abbiamo una rappresentanza per le organizzazioni sindacali dei lavoratori e una per le organizzazioni datoriali. E infine due rappresentanze, l'una per le associazioni familiari, il forum nazionale rappresentato oggi, e del forum nazionale del terzo settore. Quindi è, come vedete, una mattinata veramente ricca e quindi noi pensiamo che con il contributo di oggi dei relatori, unito al report che sarà pubblicato, possa fare da avvio per questa fase di compartecipazione al tema. Come
come avverrà questa partecipazione a livello operativo? E così poi chiudo e lascio la parola all'avvio vero dei lavori di oggi. Noi, grazie all'aiuto del Dipartimento della Funzione Pubblica e di Formez, abbiamo potuto condividere e utilizzare la piattaforma che il governo utilizza per le partecipazioni pubbliche, la piattaforma Partecipia. Si scrive Partecipa, ha un suo portale che è ovviamente pubblico e ci è stato consentito di utilizzare questa piattaforma per il lancio della consultazione pubblica dei quattro temi paradigmatici del Piano Nazionale. Alla fine di ogni webinar viene pubblicata la sintesi del report ed è possibile accedere attraverso il portale al documento ed è possibile accreditarsi per rispondere a due quesiti generali che noi abbiamo ipotizzato poter essere utili per la consultazione. Troverete un quesito che riguarda il vostro contributo e una vostra esperienza, se appunto intendete condividerla, e io spero di sì, con riferimento alle criticità che ritenete siano state acuite, siano già esistenti o comunque siano sorte anche in esito alla pandemia, all'emergenza del coronavirus. E un secondo quesito delle politiche ovviamente familiari. E un secondo quesito che riguarda invece la testimonianza di un'esperienza, di una best practice territoriale o comunque che riguardi la vostra esperienza professionale o di vita in tema di politiche familiari e sul tema specifico ovviamente del webinar. Quindi oggi nel nostro caso esperienze che riguardino il rapporto tra generi e generazioni nelle relazioni familiari, anche in esito alla pandemia. Ci attendiamo davvero che il numero dei soggetti coinvolti sia rilevante. Lo speriamo perché si possa arrivare con i vostri contributi alla costruzione di report successivi a questi, ovviamente, integrati con vostre osservazioni, condivisioni o critiche. Questo porterà quindi a un documento più avanzato da inserire nell'agenda della conferenza nazionale, in esito alla quale il piano avrà un suo scheletro più definito e sarà esso stesso posto in consultazione pubblica. Vi ricordo solo che la partecipazione alla piattaforma è pubblica, quindi le vostre osservazioni saranno pubbliche, ci sarà un filtro soltanto per contributi non congrui o non ovviamente adeguati. Con questa mia breve illustrazione spero di aver detto tutto, comunque restiamo oggi qui come Dipartimento tutta la mattina e passo la parola alla nostra coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, la professoressa Chiara Giaccardi. Grazie. Grazie Ilaria e buongiorno a tutti, grazie di essere qui in questa calda mattina di luglio, ma veramente come Ilaria ha così illustrato benissimo, ci teniamo molto a questo percorso di avvicinamento alla conferenza nazionale e tra l'altro penso che sia veramente un anno propizio per una conferenza nazionale, perché almeno per due ragioni, la prima appunto legata alla contingenza, questa crisi pandemica dove la famiglia in realtà si è rivelato un punto di tenuta straordinario senza il quale il paese non sarebbe sopravvissuto. La narrazione è che la scienza ci ha salvato e il vaccino ci ha salvato, ma in realtà la famiglia ci ha salvato, nel senso che in tutto questo anno in cui il vaccino non era disponibile, la famiglia, come ben sapete, è stata un punto di tenuta indispensabile, che è riuscita a tenere insieme la dimensione del lavoro, della scuola, della cura, dell'accompagnamento, dell'intrattenimento. Quindi è veramente, se lo merita la famiglia, una conferenza nazionale dopo questa crisi pandemica della quale ancora peraltro non siamo completamente usciti. E la seconda ragione è una ragione culturale nel senso più ampio, perché la famiglia
È una realtà in discussione, ci sono tante posizioni che si confrontano e troppo spesso si scontrano. E pensiamo che il compito dell'osservatore della famiglia non sia né quello di censire le varie forme famiglia che vengono proposte o rivendicate e metterle in una gerarchia, ma sia quello duplice di accompagnare in modo sensato un cambiamento, una transizione, perché la famiglia è una forma, lo dirò meglio dopo, che è continuamente cambiata nel corso del tempo, quindi accompagnare in maniera sensata questa transizione, ma soprattutto accompagnarla con un focus di attenzione che è quello dei bambini, delle bambine, dei minori, degli adolescenti, che sono il punto fragile, ma anche il punto di futuro della famiglia. E quindi la nostra attenzione è quella di rimuovere tutti gli ostacoli a quello che raccomanda l'articolo 3 della nostra bellissima Costituzione, che è il pieno sviluppo della persona umana. Il focus su questa dimensione, appunto, dei minori, degli adolescenti, è un punto di ricomposizione di differenti posizioni, è anche un punto di convergenza molto utile per lavorare insieme, lo abbiamo sperimentato concretamente. Allora, Alessandra, con il primo webinar che appunto ha inaugurato questo ciclo, diceva che se la famiglia non è vitale, tutta la società è decadente. Allora, abbiamo una responsabilità grande, non tanto nel fare proclami ideologici sulla famiglia, ma nel riconoscere la realtà preziosissima e unica della famiglia. Poi ci sono tante realtà importanti. Scusate, chiedo alla regia se si può ovviare che c'è un problema tecnico di audio. Scusate. Probabilmente è Ho il un timore problema che sia un problema di di connessione, linea. di linea, sì, Sì. perché. Magari attendiamo un minuto per vedere se è possibile, no? Una riconnessione, perdonateci. Esatto, ho il timore che la professoressa Giaccardi Abbia. abbia proprio perso la connessione. Infatti. Eventualmente, eventualmente possiamo passare la parola alla relatrice del tema oggi e poi ridare la parola alla professoressa Giaccardi successivamente. Prendiamo giusto qualche minuto, ma temo che ci sia stata sì una disconnessione. Adesso io comunque la contatto. Allora, intanto, nell'attesa che la nostra coordinatrice riesca a riconnettersi, io riterrei, ecco, mi dice che lei ci sente, però no, non la vediamo, vero? Non la vediamo e No. non riusciamo a sentirla. Ok, allora, intanto, Eh sì, scusandoci, io mi sento, voi non mi sentite? eccoci, ora ti sentiamo. Ci siamo di nuovo persi. Allora, intanto io direi, passo io la parola alla professoressa Carrà, che oggi ci introduce al secondo tema di cui vi abbiamo fatto cenno nel titolo, il rapporto tra generi e generazioni nelle relazioni familiari.
e quindi iniziamo nel vivo dei lavori. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, con grande piacere che riporto, sono qui, partecipo a questo momento come portavoce del gruppo di lavoro di cui appunto mi sento esclusivamente portavoce, perché il nostro modo di procedere è stato un modo estremamente dialogico e partecipativo e quindi sono qui per fare una sintesi di quanto del frutto della nostra cooperazione che è durata qualche mese. Però inizio ringraziando Ilaria per la presentazione e anche per l'organizzazione di questi webinar che ritengo davvero importanti. E ringrazio anche la ministra Bonetti che mi ha dato uno spazio all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e poi Chiara e la ministra mi hanno incaricato appunto di coordinare insieme a Gigi De Palo questo gruppo di lavoro su un tema che ritengo estremamente rilevante. Chiaramente sono convinta che nel webinar del 15 luglio sia stata delineata la questione con la Q maiuscola, cioè la questione demografica, e credo di poter affermare che il denominatore comune a tutti i webinar è l'idea che l'efficacia del futuro Piano Nazionale per la Famiglia sarà misurata sull'aumento del benessere delle famiglie, il quale a sua volta avrà come indicatore principale l'incremento della natalità. È una sorta di sillogismo su cui noi tutti, coordinatori dei gruppi, ci troviamo d'accordo e i nostri diversi percorsi mi pare che convergano su quest'idea. Anche questo però non è così scontato, ritengo, perché non è così automatico collegare natalità e famiglia. Paradossalmente ci potrebbero essere anche delle politiche pro natalità che non supportano anche le relazioni familiari. Ad esempio, politiche che appiattiscono il problema della conciliazione famiglia-lavoro sull'asse femminile spingono in questa direzione. Quindi includere nel dibattito sulle politiche familiari temi quali il rapporto tra i generi e le generazioni è fondamentale per tenere strettamente collegati natalità e famiglia, per vedere la natalità come capacità generativa delle relazioni familiari e non solo come riproduzione della società. Tenere intrecciati natalità e famiglia è l'unico modo per stabilizzare gli effetti positivi dei provvedimenti che verranno presi per promuovere la natalità, perché senza riconoscere la capacità contributiva, per usare un aggettivo che sicuramente Chiara avrebbe utilizzato, ma non abbiamo sentita, quindi la capacità contributiva della famiglia e non solo dei nuovi nati al bene comune, qualsiasi provvedimento si rivelerà un fuoco di paglia. Come ha ben detto Alessandro Rosina, le politiche familiari devono diventare il fulcro attorno a cui ruotano tutte le altre politiche, se vogliamo innescare un'inversione di tendenza. Questo perché qualsiasi politica entra nel crogiuolo delle relazioni familiari, si mischia con le altre e se il miscuglio è caotico e casuale può combinarsi anche in un modo esplosivo. Il mix quindi va pensato prima. In altre parole, qualsiasi politica deve tenere conto dell'impatto sull'equilibrio delle relazioni familiari se vuole avere buoni risultati a lungo termine, se non vuole incappare in effetti indesiderati non previsti. Bene, allora da questo punto di vista affrontare la questione del rapporto tra i generi e le generazioni nella famiglia significa andare al cuore della relazione familiare, al suo piano cartesiano, e si dispiega nell'incrocio di due relazioni chiave dell'assetto sociale, l'asse orizzontale del rapporto uomo-donna e quello verticale del rapporto tra le generazioni. Questo non significa assumere una posizione ideologica a favore della famiglia tradizionale, piuttosto significa riconoscere che la relazione uomo-donna nella famiglia e nella società
è una relazione arrivata a un punto critico e si deve mettere mano con determinazione alle problematiche che la rendono fragile, sbilanciata, inefficace a fare della famiglia un soggetto contributivo al bene comune. Allo stesso modo si deve intervenire rispetto alla relazione tra le generazioni. Affrontare le criticità di queste due relazioni dentro la famiglia e le loro distorsioni all'interno della famiglia consente di affrontarle in modo appropriato a livello sociale, perché se prescindiamo dalla famiglia, tratteremo il gap di genere e la disequità generazionale come due mondi diversi, mentre se adottiamo la lente della famiglia, possiamo vedere come ci sia un circolo vizioso che intreccia i due assi, che si palesa proprio dentro le famiglie che devono sopravvivere a due ordini di iniquità, quella tra i generi e quella tra le generazioni. Sicuramente tenere insieme le due relazioni e trovare soluzioni che rispondano alle patologie più gravi che le affliggono darà un indiretto contributo al problema della natalità. Per fare un esempio concreto, emerso nel lavoro di gruppo, si pensi alle potenziali nonne che restano potenziali perché lavorano ancora e le figlie e i figli non saprebbero a chi affidare i loro bambini. O alle medesime potenziali nonne che accudiscono i genitori grandi e anziani non autosufficienti e che dissuadono i figli dall'avere figli. Oppure, altra situazione dove le problematiche delle due relazioni si intrecciano, il tema della cura degli anziani dopo una separazione e magari una ricomposizione, che moltiplica il numero degli anziani da curare. Sono tutti esempi che mostrano che è estremamente utile trattare insieme le due relazioni chiave della famiglia. Fatta questa premessa, condivido le slide. Non so se a questo punto vedo Chiara che è collegata, non so se prima di entrare proprio nel merito della sintesi del lavoro di gruppo vuole aggiungere qualcosa rispetto alla sua introduzione precedente. Ma magari sì, Elisabetta, se mi sentite così. Sì, adesso ti sentiamo. Ok, ho cambiato. Scusate, ma sono via e purtroppo la connessione è quella che è. No, stavo dicendo appunto che è un momento assai propizio per una conferenza nazionale dopo tanto tempo, per queste due ragioni che vi ho detto, no? La famiglia è stata il punto di tenuta del paese, la famiglia è una realtà in discussione, anche giustamente in discussione. E quindi abbiamo cercato, lavorando insieme con i diversi gruppi, di portare un contributo che è un primo passo, Ilaria lo ha illustrato molto bene, di un percorso. Che è un percorso di coinvolgimento e di partecipazione per arrivare alla conferenza con un documento che possa a sua volta poi essere un punto di partenza di ulteriori lavori. Abbiamo lavorato, vi dicevo, nel merito e nel metodo. Sul merito dico pochissimo perché comunque è quello che poi si va precisando, definendo con questo lavoro, che stiamo portando avanti, sempre più collaborativo come questo seminario e la consulta dimostrano. Dico tre cose della famiglia, un po' qualcosa ha già accennato Elisabetta, cioè la famiglia è una realtà metastabile, cioè una realtà in cambiamento, non esiste una forma famiglia perfetta, non esiste un'unica forma famiglia legittima, ma il nostro compito non è quello di fare un censimento, una classifica o una valutazione, il nostro compito è accompagnare le trasformazioni in modo che preservino il senso della famiglia e che soprattutto tutelino i soggetti più deboli dentro la famiglia. E su questo ci siamo trovati in grandissimo accordo anche quando le posizioni, le sensibilità, le storie di chi appunto partecipa all'osservatorio sono molto differenti. Questo è un punto di convergenza che aiuta a lavorare insieme e accompagnare la transizione in modo che non sia semplicemente caotica, tantomeno ideologica, puramente ideologica, ma che possa appunto tutelare soprattutto i soggetti più deboli e preservare il valore della famiglia che è stato innegabile in questo periodo. Una realtà metastabile, una realtà emblematica, perché lo diceva bene Elisabetta e continuerà nella sua relazione, la famiglia è un punto di intersezione di una serie di questioni che altrimenti vengono affrontate separatamente e inefficacemente.
efficacemente e dispendiosamente. Perché con la lente di osservazione sulla famiglia si possono osservare delle dinamiche nel loro intreccio, nella loro reciprocità, nei loro reciproci effetti positivi e negativi, quindi il tema della conciliazione del lavoro, il tema della salute, il tema della scuola, il tema del rapporto tra i generi, il tema degli orari della città e dell'organizzazione sociale nelle città. Cioè la famiglia è un punto di osservazione che consente di vedere come le diverse dimensioni si intrecciano e come lavorare in maniera congiunta e in maniera appunto complessa su queste diverse dimensioni, anziché affrontarle separatamente, ripeto, inefficacemente e molto più dispendiosamente. E infine la famiglia è una realtà contributiva, cioè non ci occupiamo della famiglia come del panda in via di estinzione che va tutelato, ma ci occupiamo della famiglia perché senza la famiglia la società è decadente, appunto. E sostenere la famiglia significa che la famiglia è in grado poi di sostenere tutto il tessuto sociale. Perché la famiglia ha questa capacità, che definisco con un termine filosofico, trasduttiva, cioè di trasformare le crisi, i limiti in opportunità di cambiamento e di soluzione creativa e originale delle questioni. E questo può essere, come dire, un contributo all'intera società, non soltanto alla vita familiare, anche a chi famiglia non ce l'ha, anche a chi appunto vive al di fuori della famiglia, anche se in realtà almeno la famiglia di origine quasi tutti ce l'hanno. Ecco, quindi questo nel merito, ridefinire un po' di che cosa si parla quando parliamo di famiglia, ma soprattutto nel metodo, perché il metodo non può essere disgiunto dall'oggetto, quindi il metodo che abbiamo cercato di promuovere, che stiamo cercando di promuovere anche con un po' un'esplorazione, no? Nell'inedito, nel senso che è un po' la prima volta che si tenta questa metodologia, è appunto un metodo che cerca di restituire la complessità dell'oggetto, di essere fedele a questa complessità e quindi di tenere insieme più dimensioni, tenere insieme le diverse prospettive, le diverse sensibilità sulla famiglia, quindi un metodo inclusivo, un metodo partecipativo, perché si chiede appunto la collaborazione attiva di tutti, non soltanto l'ascolto, ma anche la contribuzione attraverso le consultazioni, attraverso gli interventi programmati nei webinar. Cioè si sta cercando veramente di costruire un cammino itinerante e progressivo verso la conferenza, in modo tale che la conferenza non sia semplicemente un evento tra i tanti, magari calato dall'alto, anche con degli esperti, come dire, illuminati, ma che sia veramente il frutto di una serie di esperienze. Permettetemi di citare Papa Francesco, che dice la realtà è superiore all'idea, e sono d'accordissimo su questo, di una serie di esperienze che possono aiutare a illuminare anche il senso e il futuro della famiglia in un contesto che è profondamente cambiato. Stiamo cercando di sviluppare una nuova ermeneutica della famiglia, un'ermeneutica contestuale che tenga conto dei diversi elementi e che sia contributiva, perché non si parla della famiglia, ma si parla con la famiglia, e le famiglie sono coprotagoniste di questo cammino, e le associazioni, gli enti che lavorano con le famiglie. Questo è il senso di quello che abbiamo chiamato ecosistema. Ecosistema perché tiene insieme questa complessità, complexus vuol dire tessuto insieme, tiene insieme questa complessità, e che non è soltanto una complessità di posizioni, quindi spazializzate, ma anche una complessità temporale, di un processo a cui abbiamo dato inizio, di cui non sappiamo ancora l'esito, perché altrimenti non sarebbe un processo, sarebbe una finzione, una rappresentazione, nel quale però crediamo molto, perché a questo punto è importante che la voce della famiglia si senta, che le voci delle famiglie si sentano, e che questo cammino possa essere utile non soltanto alla famiglia, ma all'intero paese. E anche questo metodo di lavoro, crediamo, cioè un metodo dialogico in cui si ascoltano le ragioni dell'altro, anche quando sono diverse dalle proprie, e si converge verso un obiettivo comune, che è l'unico modo costruttivo di esercitare un autentico pluralismo, altrimenti diventa uno scontro ideologico tra opposizioni che si tentano di neutralizzarsi e cancellarsi a vicenda, e sinceramente non è di questo che abbiamo bisogno.
donne. Troppo spesso anche la politica ci dà questo triste spettacolo. Quindi termino semplicemente qui restituendo la parola a Elisabetta e anche ringraziandola di questo così, passaggio di palla, ma penso che fosse opportuno, e spero che si sia un po' compreso lo spirito più che altro con il quale stiamo lavorando. E ripeto, non è un artificio retorico, è veramente, contiamo veramente su questo tema anche della consultazione, della raccolta di, sia di punti di criticità su cui intervenire, sia anche di, invece, di esperienze positive a partire dalle quali, quindi dalla concretezza delle, di questa realtà, e non da ideali o da modelli presi da chissà dove, da applicare chissà come, ma dalla concretezza di esperienze vissute che hanno testimoniato e che testimoniano la vitalità della famiglia, come valorizzarle, come metterle a sistema, come farle diventare parte appunto di un cammino dove il ruolo della famiglia diventa sempre più contributivo. Grazie, scusate i problemi di connessione. Grazie Chiara, adesso riprendo la condivisione, no? E mi aggancio a questo ultimo tuo richiamo a partecipare alla consultazione, perché io ritengo che sia davvero una fase cruciale del lavoro che stiamo realizzando verso la redazione del nuovo piano nazionale, perché come sicuramente constaterete, questi primi lavori sono parziali, cioè danno dei risultati che sono sicuramente solo una parte di tutto quello che potrà essere successivamente incluso nel piano nazionale. Danno degli spunti che però devono sicuramente essere approfonditi e arricchiti, perché sono, io mi sono diciamo attestata a questo, quello che vi racconterò ora è semplicemente il frutto delle esperienze, delle competenze dei membri di questo gruppo di lavoro, a cui si è chiaramente aggiunto, come vedrete adesso vi farò vedere una slide con i nomi degli esperti di cui ci siamo avvalsi per fare degli approfondimenti rispetto alle diverse tematiche che abbiamo affrontato. Il nostro diciamo metodo di lavoro è stato, come dicevo, estremamente dialogico, e questo credo che sia stato soprattutto grazie al fatto che ci siamo concentrati di più sulla individuazione di proposte di soluzioni, quindi di aspetti estremamente concreti, a partire da alcune criticità che innanzitutto abbiamo condiviso all'interno del gruppo. E abbiamo appunto affidato a delle esperte alcuni approfondimenti. Qui vedete innanzitutto l'elenco dei membri del gruppo, e oggi prenderanno parte come relatori a questo webinar due membri del gruppo, Paola Tassi e Sandro Gallitto. Come vedete, in questo gruppo c'era una rappresentanza molto diversificata. Come vi dicevo, il nostro modo di procedere ha seguito uno schema ben preciso, e innanzitutto tenendo conto della vastità del tema rapporto tra generi e generazioni, ci siamo all'inizio detti che era necessario suddividere, procedere per sottotematiche. Quindi abbiamo individuato innanzitutto diciamo tre assi differenti, che sono il rapporto tra i generi, il rapporto tra le generazioni e la conciliazione famiglia-lavoro, che è tema che è stato inevitabilmente chiamato in causa dagli altri due. E abbiamo lavorato tenendo sullo sfondo la metodologia del quadro logico, che forse molti di voi conosceranno, che prevede che alle soluzioni si arrivi solo agganciandole a delle problematiche. Quindi vanno innanzitutto individuate le aree critiche rispetto alle quali le soluzioni poi risulteranno rilevanti. Nel definire quindi questo primo elenco delle criticità, poi abbiamo ritenuto utile suddividere l'area del rapporto tra i generi in due ulteriori
macro aree problematiche, una relativa all'instabilità delle relazioni di coppia e l'altra relativa al grosso capitolo della violenza nella coppia. Come vedete, sono degli approfondimenti specifici. Avremmo potuto affrontare il tema da altri punti di vista e quindi io confido molto nel contributo successivo dei relatori che interverranno dopo di me, ma anche nella consultazione pubblica per arricchire questo quadro su cui noi, questo puzzle in cui noi abbiamo contribuito a definire alcuni dei tasselli. L'elenco di problemi e criticità condiviso dal gruppo è stato suffragato da un inquadramento statistico e normativo essenziale a cura dell'Istituto degli Innocenti, grazie alle nostre due esperte dell'istituto, sono state Erika Bernacchi e Lucia Bianchi, che ringrazio davvero perché il loro lavoro è stato preziosissimo. E poi ho coinvolto anche tre docenti esperte di queste sottotematiche proprio per aiutarci a individuare i nodi più rilevanti e fare un quadro, oltre che statistico e normativo, anche sociologico di queste tematiche. Vedete qui le esperte che ho coinvolto sono la professoressa Donatella Bramanti dell'Università Cattolica sul rapporto tra le generazioni, invece sul rapporto tra i generi la professoressa Isabella Crespi dell'Università di Macerata e sulla conciliazione famiglia-lavoro la professoressa Sara Mazzucchelli dell'Università Cattolica. Allora, nel riportarvi i risultati del gruppo di lavoro procederò in questo modo. Vedete qui sono vuote le caselle perché è lo schema che vedrete utilizzerò per affrontare queste quattro aree tematiche. Quindi per ognuna delle aree tematiche vi presenterò due slide. Una che riassume gli elementi di quadro ricostruiti insieme alle esperte. L'altra che riporta le proposte principali formulate dal gruppo di lavoro per affrontare le criticità emerse. Quindi le proposte che non sono tutte quelle che sono emerse nel lavoro di gruppo, ma ne ho individuate alcune, le altre le potete trovare poi nel report. Sono appunto un elenco, non sono neanche collegate in modo chiaro le une con le altre. Alla fine proverò ad individuare delle soluzioni trasversali che quindi, costituiscono delle precondizioni rispetto alle quali le altre soluzioni poi più specifiche diventano un arricchimento. Quindi vengo alla prima area esplorata, che è quella del rapporto tra le generazioni. In sostanza siamo partiti dalla constatazione che gli indicatori demografici ci indicano chiaramente che l'Italia sta attraversando un processo molto netto di invecchiamento della popolazione. Ciò determina una contrazione quantitativa della coorte dei figli e dei nipoti con conseguenze sulla cura degli anziani. Tale compito ha pesanti ricadute sull'attività lavorativa, sulla qualità delle relazioni familiari e sul benessere personale e relazionale della middle generation, non per niente chiamata generazione sandwich, con uno sbilanciamento del carico a svantaggio delle donne. Quindi vedete già che qui le due tematiche si intrecciano. Assumere un punto di vista generazionale nell'osservare le relazioni familiari è vantaggioso, perché le ricerche mostrano che la protezione delle reti familiari intergenerazionali è interconnessa con il benessere soggettivo e perché intendere il welfare come benessere individuale porta fuori strada. Infatti le famiglie sono sempre intergenerazionali, con diversi gradi di family obligations e oggi sono anche sempre più spesso multigenerazionali, fino a quattro generazioni. Tale intreccio generazionale implica la costante necessità di una ridefinizione dei confini familiari e dei compiti di ciascuno da una parte, e dall'altra la difficoltà a sentirsi parte di una generazione specifica. Quindi anche la distinzione tra le generazioni si liquefa.
Le parole chiave che possono essere chiamate in causa sono quindi intergenerazionalità, multigenerazionalità, annacquamento dei confini generazionali. A ciò bisogna aggiungere altri due aspetti che complicano il quadro. Il fatto che il grado di caoticità dell'intreccio è accresciuto dall'aumento della conflittualità e della frammentazione delle relazioni di coppia, che genera nuove reti familiari e nuove problematiche, come quelle della cura reciproca in reti familiari frammentate. Inoltre, più si allarga la forbice tra generazioni anziane, sempre più consistenti, e generazioni giovani in via d'estinzione, cresce la disequità generazionale, che vede convergere le risorse sulle prime a danno delle seconde, che sopravvivono grazie alle prime. Il welfare familiare in Italia continua a fungere da ammortizzatore sociale. Le generazioni più giovani sono sempre meno tutelate a livello sociale e non riescono a rendersi autonome dalle generazioni adulte. In questo contesto, la solidarietà tra le generazioni persiste, nonostante sembra accentuarsi la distanza tra di esse che ostacola la trasmissione dei valori anche a causa del digital divide e di una carenza di servizi intergenerazionali. Questo è il quadro e queste invece alcune delle soluzioni individuate dal gruppo di lavoro. Direi che avrete capito che l'impostazione data al lavoro di gruppo ha portato a uno sbilanciamento sull'asse degli anziani piuttosto che su quello dei giovani. E in questo senso spero che contributi arrivino dalla consultazione pubblica, oltre che dagli interventi che seguiranno. Direi però che il valore aggiunto delle proposte emerse è il fatto di aver mantenuto salda la prospettiva intergenerazionale, ovvero aver superato un'ottica settoriale per cui si vedono da una parte i problemi degli anziani e dall'altra quelli dei giovani. Credo che questa prospettiva, che valorizza molto la solidarietà tra le generazioni e il contrasto a ciò che le allontana, può essere di supporto anche al PNRR, che individua, ho visto, come elemento trasversale i divari generazionali. È proprio uno degli elementi chiave, degli aspetti trasversali che vengono citati per ogni missione. Ma aggiunge sempre, quindi divari generazionali, due punti: i giovani. Mentre io direi che se si parla di divario, la soluzione non può che stare nella relazione tra ciò che divide e non nella focalizzazione su uno dei due poli. Ma su questo punto cerco conferme o disconferme nei relatori che mi succederanno e anche nella consultazione pubblica. Passo rapidamente al secondo punto. L'area della relazione tra i generi nella coppia, in particolare ci siamo focalizzati sul problema legato all'instabilità delle relazioni. Le relazioni di coppia oggi diventano meno istituzionali, più liquide, rendendo molto complesso gestire conflittualità e frammentazioni con norme ad hoc, nella consapevolezza che l'instabilità coniugale o di coppia in generale ha conseguenze devastanti dal punto di vista economico, relazionale, psicologico, sui componenti fragili e soprattutto sui minori, come le ricerche dimostrano inequivocabilmente. Quindi i costi sociali dell'instabilità sono notevolissimi. Parlando di instabilità, da una parte c'è tutto il tema della rottura della coppia e delle sue conseguenze. Dall'altra, quello delle famiglie ricostituite con la complessità delle dinamiche che esse comportano. Sono tutte situazioni per cui non esistono riferimenti normativi univoci e sarebbe anche molto complesso costruirli data la fluidità della situazione. Si auspica quindi una maggiore conoscenza del fenomeno al fine di individuare politiche e interventi adeguati a favorire un complesso di relazioni pur allargate, pur modificate, che però alla fine riesca a generare comunque una sorta di benessere per tutti i componenti della rete complessa che si viene a creare. Le soluzioni, mi pare di poter dire che il gruppo ha assunto una prospettiva pienamente relazionale, prendendo una posizione chiara
verso interventi e servizi che favoriscano il mantenimento dei legami oltre la separazione. Perché questo obiettivo sia raggiunto è necessario partire molto presto, già in età scolare, insegnando a gestire i conflitti in modo che non diventino distruttivi. E poi è necessario incanalare le conflittualità in percorsi di riorganizzazione dei legami che devono includere anche i bambini. Lo strumento del gruppo di parola, che appunto è stato citato nel gruppo di lavoro e che, su cui si incentrerà una delle relazioni di questa mattina, sta avendo un riconoscimento sempre maggiore ed è essenziale per consentire anche ai bambini di dare un nome alle situazioni nuove e difficili che si trovano a vivere. Tra l'altro, venendo io dall'Università Cattolica, sono anche orgogliosa, diciamo, che questa metodologia, il gruppo di parola, inteso in senso stretto proprio con questa denominazione, è stata lanciata dalla mia università, che appunto sta diffondendo questa pratica a livello nazionale ormai da parecchi anni. Il terzo punto è quello della violenza di coppia. È un tema vastissimo e chiaramente richiederebbe da solo un webinar per la gran quantità di aspetti da considerare. Tuttavia non si poteva non includere questa tematica parlando del rapporto tra i generi in famiglia, visto che la violenza intrafamiliare è una delle patologie più gravi delle coppie contemporanee e che ha reso il lockdown una vera tragedia per le vittime di tali situazioni. Ci si è focalizzati soprattutto sulla violenza nei confronti delle donne, tenendo conto che dei minori si occupa prevalentemente l'osservatorio infanzia. C'è stato però anche un richiamo a tenere conto della violenza nei confronti degli anziani e dei disabili. Nella slide sono elencati alcuni degli aspetti che abbiamo considerato, e qui mi soffermo solo su alcuni di essi per non dilungarmi troppo. La violenza nei confronti delle donne resta un fenomeno estremamente difficile da combattere e prevenire, perché è prevalentemente giocata all'interno della famiglia e perpetrata dal partner, cioè da un soggetto di cui la vittima si fidava e su cui ha riversato il proprio amore. Per meglio comprenderla, combatterla e prevenirla, è utile assumere uno sguardo relazionale che osservi l'intreccio complesso che si genera tra le due identità del maltrattante e della maltrattata. Intreccio che crea un circolo di dipendenza da cui è difficile uscire e che porta alla reiterazione e alla recidiva. È necessario assumere uno sguardo relazionale anche nell'immaginare soluzioni, perché se non si considera il contesto relazionale della donna, che include spesso anche i figli, si rischia di danneggiare ulteriormente il nucleo maltrattato, con lo sradicamento dalle relazioni buone e dalla rete naturale di supporto. In questo senso è auspicabile trovare soluzioni personalizzate e in modo tale che i percorsi di autonomia non siano imposti. Qui le idee sono davvero tante, a tanti livelli diversi, con un denominatore comune: la necessità di un forte coordinamento per non disperdere le energie, frammentare gli interventi e perdere anche informazioni essenziali. Non solo coordinamento tra servizi, tuttavia, ma anche nelle reti delle persone maltrattate, tramite interventi innovativi, quali ad esempio le Family Group Conference. Ritorna l'aspettativa che servizi e istituzioni, ritorna anche qui, anche in questo gruppo, in questo sottotema, l'aspettativa che servizi e istituzioni già esistenti, scuole e consultori, possano diventare luoghi di prevenzione. Ciò rimanda alla formazione, ma anche al rilancio di una progettazione innovativa grazie a fondi dedicati come quelli per il contrasto alla povertà educativa. Ultimo punto, il tema della conciliazione famiglia-lavoro. Anche questo è un tema a cui si potrebbe dedicare un intero webinar. E faccio una premessa. Nonostante il lavoro femminile sia oggetto specifico di un altro gruppo di lavoro, trattando di rapporto tra i generi e le generazioni, è stato inevitabile incrociare questo rilevante aspetto che incide in modo significativo su entrambe le relazioni. Ci si è focalizzati in particolare proprio sulla dimensione relazionale del tema,
tema che non può essere trattato da un unico punto di vista, in quanto coinvolge tutti i diversi attori presenti nel contesto sociale, lo Stato, il mercato, la famiglia, le reti primarie e il terzo settore. E può essere affrontato solo se si vede l'intreccio tra le diverse dimensioni e non la mera contrapposizione. Farne oggetto di discussione, trattando di genere e generazioni, ha permesso di evidenziare che la conciliazione famiglia-lavoro non è una questione solo femminile e non si può appiattire sui genitori con bambini di età da 0 a 3 anni o 0-6. Da questo punto di vista, il sistema attuale è improntato a un modello familiare che non esiste più. I nonni lavorano e i 3 mesi di vacanza non sono sostenibili per una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano. Questo è un esempio. In ambito europeo e nel nostro paese, la conciliazione famiglia-lavoro si fonda su 3 vettori principali: congedi, flessibilità e servizi di cura, con notevoli differenze tra i paesi europei. Il gruppo ha enucleato alcune criticità specificamente impattanti sulle relazioni tra i generi e le generazioni, distinguendo tra ostacoli di tipo normativo legati e quelli legati all'organizzazione aziendale, ad esempio. Qui li vedete elencati, quindi si va dalla difficoltosa negoziazione di coppia in relazione alle esigenze lavorative, appunto agli ostacoli legislativi, alla condivisione dei compiti, alla riduzione delle disuguaglianze di genere, al coinvolgimento dei padri. C'è una scarsa anche considerazione delle esigenze speciali delle famiglie con disabili, una criticità nell'utilizzo delle misure di congedo per le diverse tipologie di lavoratori e una scarsa compatibilità tra le misure, tra congedi e servizi, oltre a una reticenza delle imprese e delle aziende ad un'organizzazione flessibile del lavoro e a concedere misure di congedo. Quindi a partire da questo quadro, diciamo, sono state ipotizzate numerose azioni per facilitare la conciliazione famiglia-lavoro entro le relazioni familiari, che qui vedete elencate. Quindi dall'aumento significativo del congedo obbligatorio per i padri, alla riduzione dell'orario di lavoro per tutti, a un'attenzione appunto per le famiglie con disabili, a un modello culturale che viene già formato all'interno dei percorsi educativi nella scuola, e poi la valorizzazione anche delle esperienze di modelli di lavoro flessibile che sono state realizzate durante la pandemia, al supporto alle lavoratrici parasubordinate e anche alla possibilità di rimodulare, quindi di questo ha parlato anche Rosina nel webinar scorso, quindi alla possibilità di entrare e uscire, di cambiare modello di lavoro a seconda delle necessità familiari. A conclusione di questa carrellata con cui ho tentato di dare conto del ricchissimo lavoro di gruppo che è stato realizzato, vorrei focalizzarmi appunto su dei temi che, delle proposte che sembrano rappresentare, mi pare, delle precondizioni senza le quali non ha senso implementare altre soluzioni più focalizzate. Quindi tutte le soluzioni individuate sono soluzioni che sono ritenute importanti dal gruppo di lavoro, e qui però mi è parso utile individuare delle soluzioni che ritornano in tutte le tematiche che sono state affrontate. Quindi innanzitutto il ripensamento dei consultori familiari. Quindi questo servizio pensato per la famiglia si chiede da più parti che non abbia una finalizzazione solo sanitaria, che il coordinamento sia affidato a figure psicosociali e che diventino centri erogatori di mediazione familiare, gruppi di parola, formazione alla vita di coppia, sviluppo delle competenze comunicative nella coppia,
formazione al superamento degli stereotipi di genere con un collegamento alle scuole. I consultori familiari poi si ricollegano anche ai centri per le famiglie, su cui mi pare che il Dipartimento per la Famiglia sta ora realizzando un progetto proprio per definire quali possono essere le linee guida di questo tipo di intervento. Non ultimo, avete visto che un po' in tutte le soluzioni si fa riferimento alla scuola, che quindi i progetti nell'ambito della scuola devono essere finalizzati da una parte all'autonomia dei giovani per evitare il fenomeno dei NEET e al superamento degli stereotipi di genere, all'accettazione e alla valorizzazione delle differenze anche generazionali, alla gestione corretta dei conflitti, ad esempio tramite la mediazione scolastica. In questo senso è necessario istituire un patto scuola-famiglia e ho visto con piacere appunto che una delle relazioni che seguiranno sarà proprio incentrata su questo. Da ultimo ritorna anche l'idea che, quella su cui si è soffermata prima Chiara, cioè che le politiche familiari sono politiche familiari con le famiglie, non per le famiglie. Quindi le politiche familiari diventano davvero efficaci e rispondenti ai bisogni delle famiglie laddove nascono dalle famiglie stesse. Nascono dalle famiglie che però anche non possono contribuire individualmente. È difficile che individualmente riescano a dare un contributo che arrivi davvero a incidere sulle politiche familiari. Dove le famiglie però si uniscono e anche in modo formale in associazioni familiari hanno più capacità di voice e quindi davvero le politiche familiari in questo senso possono essere fatte con le famiglie. Però l'associazionismo familiare viene anche richiamato più volte trattando delle diverse tematiche proprio perché le associazioni familiari sono luoghi dove le famiglie imparano a relazionarsi, dove riescono anche a trovare insieme delle soluzioni che addirittura possono evitare le istituzionalizzazioni e dove c'è quel rapporto, dove si concretizza quel rapporto tra le generazioni che rafforza la solidarietà tra le generazioni. Bene, con questo ho concluso la presentazione appunto del lavoro del nostro gruppo e invito quindi a partecipare alla consultazione leggendo il report, commentandolo e dando un contributo, perché il report poi è appunto adesso è allo step 1 e spero che ci sia uno step successivo in cui si recepiranno tutti i suggerimenti che verranno dalla consultazione pubblica. Mi sembra che siamo perfettamente in orario e quindi apriamo gli interventi. Io chiedo ai relatori, adesso chiudo la condivisione, chiedo ai relatori di rispettare i tempi che sono stati loro assegnati qui nel programma, diciamo che tra un relatore e l'altro ci sono 15 minuti, però teniamo conto dei tempi di passaggio. Se il relatore si sta, diciamo, nei 10 minuti, io riesco anche a commentare, a fare qualche breve commento e rilancio di quanto è stato detto, altrimenti poi se vedo che invece i tempi sforano, allora mi riserverò alla fine di recuperare appunto i punti salienti dei contributi che saranno stati dati. Quindi nel programma la prima ad aprire le relazioni è Emanuela Falconi. Buongiorno. Buongiorno, del Dipartimento per le Politiche Giovanili, Servizio Civile Universale. E che ci parlerà del ruolo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nel favorire le emancipazioni delle nuove generazioni. Prego, prego. Grazie mille. Salve a tutti.
Allora, volevo porre l'accento sul ruolo appunto del Dipartimento, non solo come ruolo macro di coordinamento delle politiche nazionali tra i diversi attori istituzionali e non, ma porre l'accento su tutta una serie di iniziative dirette e gestite quindi dal Dipartimento, volte a promuovere le nuove generazioni, sviluppare e supportare quindi il ruolo di educatore all'autonomia, all'inserimento nel mondo del lavoro e quindi all'emancipazione, che viene prevalentemente svolto dal sistema famiglia e dal sistema scuola, cosicché si possano accompagnare nella transizione tra il sistema scolastico nel mondo del lavoro e quindi nell'orientare i giovani al futuro. Dunque, il Dipartimento in primis opera attraverso i progetti di volontariato del Servizio Civile Universale e sono dei progetti gestiti dagli enti del terzo settore ai quali i giovani partecipano entrando in contatto con delle problematiche delle volte non comuni nei propri spaccati di vita quotidiani, diciamo. Questo rapportarsi quindi al mondo sociale esterno, di disagio spesso, di assistenza ai più fragili, permette da un lato la crescita individuale dell'individuo e quindi una maturazione e dall'altro lo sviluppo o anche il radicamento di quelle che sono le soft skills, ovvero delle attitudini che possono essere in qualche modo sfruttate sia nel quotidiano e sia nel mondo del lavoro come punto di forza. Nell'ambito dei progetti, diciamo, europei e in particolare del piano di azione e coesione, l'Europa fornisce delle risorse finanziarie volte a supportare dei progetti sviluppati dai giovani residenti nelle aree del mezzogiorno, in particolare in quelle zone caratterizzate da un tasso di disoccupazione molto più elevato rispetto alla media nazionale e dal fenomeno appunto accennato dei NEET, ovvero di quei ragazzi che non sono impiegati né in attività lavorative né in corsi di formazione e aggiornamento professionale e né in attività scolastiche. Diciamo che tutti questi progetti sono prevalentemente orientati, hanno una vocazione prettamente sociale, quindi hanno un impatto sociale elevato e tendono a realizzare l'inclusione dei giovani e il contrasto al disagio sociale e a tutti i fenomeni che ne derivano, prevalentemente attraverso la formulazione di corsi di formazione spendibili nel mercato del lavoro, realizzando quindi l'inclusione e l'emancipazione. Un focus particolare nell'ambito dei progetti PAC è stato dato alla gestione e quindi al supporto dei giovani nella valorizzazione anche dei beni pubblici, beni che è di proprietà delle istituzioni, ma che per il momento non erano più oggetto di utilizzo, per cui avevano cessato il proprio ruolo di funzione collettiva. In tal modo, a fianco a una funzione prettamente sociale, si rende nuova vita a questi beni pubblici poco utilizzati dalle istituzioni. Recentemente il Dipartimento si è occupato di finanziare un progetto molto consistente dal punto di vista delle risorse impiegate, che sono quasi pari a 19 milioni di euro, a supporto delle progettualità organizzate dai giovani compresi tra i 18 e i 35 anni di età, realizzando al contempo un sostegno finanziario a fondo perduto e allo stesso tempo realizzando comunque progetti di autoimprenditorialità, quindi di inserimento nel mondo del lavoro, affrontando delle sfide sociali prioritarie per i territori, quali ad esempio la tutela dell'ambiente, la formazione, la cultura o ancora il welfare, la parità di genere. Questa iniziativa ha un aspetto innovativo in quanto non si rivolge solamente alle associazioni del terzo settore, eventualmente organizzate anche in aggregazioni temporanee di scopo, ma si rivolge soprattutto ai cosiddetti gruppi informali, ovvero a delle organizzazioni spontanee di ragazzi, anche molto giovani,
che avendo un'idea progettuale vincente non riescono però a svilupparla a fronte degli scarsi mezzi finanziari a disposizione. L'idea era di costruire un bando che da un lato sostenesse finanziariamente, ma dall'altro comportasse un sostegno anche formativo e di accompagnamento allo sviluppo del progetto per tutti quei ragazzi che potenzialmente erano anche privi di competenze gestionali a riguardo. E quindi sono stati in una prima selezione sono state scelte le idee progettuali migliori, dopodiché con un team di esperti sono stati accompagnati proprio nello sviluppo dal punto di vista strategico, organizzativo e anche contabile del progetto fino ad arrivare al progetto esecutivo. In ultimo, riallacciandomi un po' alle criticità emerse in ambito intergenerazionali, mi preme sottolineare l'iniziativa realizzata in collaborazione congiuntamente con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, con l'adozione in periodo di pandemia del bando Time to Care. E questo bando, questa iniziativa realizza uno scambio intergenerazionale, ovvero le nuove generazioni partecipano a dei progetti sviluppati dagli enti del terzo settore su tutto il territorio nazionale in favore degli anziani, dei soggetti più fragili e più esposti alla crisi sanitaria. Queste linee di azione in realtà fondamentalmente sono sintetizzabili nell'assistenza a domicilio, realizzando il cosiddetto welfare leggero, ovvero assistendo nelle necessità e nei bisogni sempre più crescenti della quotidianità, e allo stesso modo nell'assistenza da remoto, telefonicamente, apportando un conforto psicologico nei momenti di particolare tensione. Quindi, in definitiva, oltre a svolgere un ruolo macro di coordinamento delle politiche nazionali, volevo in qualche modo porre l'accento anche su tutte quelle attività specifiche, dirette e concrete gestite dal Dipartimento per realizzare e promuovere le nuove generazioni e supportare le famiglie nel ruolo di educatori e di inserimento quindi nel mondo del lavoro e nella realizzazione dell'emancipazione. Grazie. Lascio la linea alla coordinatrice. Sì. Grazie mille. Grazie molto per questo intervento e direi che mi pare che sia un momento utile questo che abbiamo organizzato e che stiamo vivendo, perché proprio consente di collegare tra loro politiche che non hanno una diretta relazione, che magari spesso appunto dipartimenti che spesso non si interfacciano con il dipartimento e con le tematiche del dipartimento per la famiglia, e che invece in questo caso in un certo modo sono costretti a misurarsi con la necessità di intrecciare le proprie finalità con quelle delle politiche familiari. Quindi penso che sia questa è una buona occasione proprio per avviare anche dei percorsi congiunti e per ragionare insieme sulle finalità, in modo che davvero gli interventi di un dipartimento come quello per le politiche giovanili lavorino assumendo la lente della famiglia. Ringrazio molto Emanuela Falconi e grazie a tutti. E do la parola ora a Clara Reccia, dirigente scolastico, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico del Ministero dell'Istruzione, che ci parlerà scuola e famiglia per i più giovani, la necessità di un approccio cooperativo integrato per attuare una piena corresponsabilità educativa, esattamente focalizzandosi su uno dei temi su cui si è poi incentrato il nostro lavoro di gruppo. Prego.
Grazie professoressa Carrà, saluto tutti, ringrazio anzitutto la consigliera Ilaria Antonini per l'organizzazione di questo incontro e per tutto il vostro lavoro. Dunque io brevemente cercherò di dare una sintetica panoramica di quello che sono le politiche in particolare della direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico riguardo al tema che vede la collaborazione scuola-famiglia come irrinunciabile per il benessere dei nostri giovani. Doverosamente, in quanto istituzioni, partiamo proprio da un fondamento costituzionale, cioè è la Costituzione che impone e chiede la corresponsabilità educativa tra la scuola e la famiglia, che è un compito che entrambe hanno il compito di educare, istruire e formare i giovani in modo diverso, da angolazioni diverse, ma dovendo collaborare strettamente. Quindi muovendoci dall'articolo 3, che ovviamente vede lo Stato impegnato a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale per una piena uguaglianza dei cittadini, gli articoli che ci interpellano più da vicino sono proprio l'articolo 30 che parla dei genitori, l'articolo 33 che istituisce le scuole statali e parla della libertà dell'insegnamento, e l'articolo 34 che recita che la scuola è aperta a tutti e che quindi lo Stato deve fornire una istruzione obbligatoria e gratuita, facendo sì che tutti i talenti di ciascuno vengano valorizzati. Strettamente collegata alla libertà di insegnamento e alla libertà di istruzione, perché appunto affermare che una scuola è aperta a tutti significa caratterizzare lo stato sociale anche come uno stato di cultura che esclude ogni discriminazione, per esempio tra cittadini italiani e stranieri, nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione, e quindi a una piena uguaglianza. Ora, passata la fase più critica della pandemia, l'impegno dell'intera comunità scolastica è quello di ripartire nel modo più proattivo possibile, e l'alleanza scuola-famiglia, come dicevo, è un cardine di questo percorso. Il processo di apprendimento e insegnamento, mai come in questi mesi, è apparso chiaro che trova la sua piena efficacia nell'unione di intenti dei due principali istituti deputati alla socializzazione e all'istruzione dei giovani. Effettivamente, come si diceva, la famiglia è stato l'istituzione che ha retto, che ha tenuto insieme la società in questi mesi. Quindi scuola e famiglia devono cooperare secondo un'ottica di unità nella diversità, animate da un rispetto profondo dell'identità di ciascuna e dei differenti ruoli che giocano, e con atteggiamenti improntati all'ascolto attivo e alla correttezza. Diciamo che un'opera reciproca di corroborazione, ben lontana dalle difese di parte in cui tante volte è toccato di assistere, è anche la strada per un recupero dell'autorevolezza della figura genitoriale da una parte e di quella dell'insegnante dall'altra, perché la credibilità dell'educatore è il primo requisito affinché il bambino o l'adolescente possa fidarsi e affidarsi, sperimentando che tutti i doverosi deragliamenti che è chiamato a operare per crescere in piena autonomia trovano e possono trovare sempre una sponda solida e accogliente quanto rigorosa che li comprende, li indirizza per ripartire. Quindi gli adulti, nelle loro varie vesti, hanno questa responsabilità fondamentale cui non possono derogare. In quest'ottica centrale è stata l'istituzione dei forum nazionale dei genitori della scuola, accompagnata da quella dei FORAX, cioè dei forum regionali, dal forum dello studente e dalla consulta studentesca, istituiti con un decreto ministeriale nel 2021,
con cui proprio la direzione per lo studente, dunque il Ministero attraverso questa direzione, è in stretta collaborazione tramite azioni di confronto, espressioni di pareri, consultazioni, sono veramente frequentissime le occasioni di ascolto con genitori e studenti. A tale scopo ecco il patto di corresponsabilità, questo patto che è un passaggio fondamentale per regolamentare la relazione scuola-famiglia a livello istituzionale, costituisce una solida base oggettiva di collaborazione con il comune fine di identificare le condizioni più proficue per stabilire diritti e doveri nella cornice scolastica. Non a caso il patto discende dallo statuto degli studenti e delle studentesse, la cui prima stesura risale a ben 23 anni or sono. Era il DPR del 1998, il numero 249, che poi è stato novellato in seguito. Questo patto di corresponsabilità necessita anche di un aggiornamento. Era stato intrapreso un lungo lavoro in questo senso nel 2017, che poi si è interrotto, ma diciamo da più parti abbiamo in animo di riprendere questo complesso lavoro. Allora, come ora, la logica sottesa era la necessità di condividere le scelte per collaborare in modo fattivo. Non è retorica, ma è realtà, e questo lo dico da dirigente scolastico, dire che il punto di vista dei genitori a scuola, come anche quello degli studenti a seconda dell'ordine di scuole, è un apporto irrinunciabile per una corretta ed efficace azione pedagogica, perché senza il loro avallo e anche senza il loro appoggio, qualsiasi azione meramente scolastica sarebbe destinata al fallimento o comunque ad una realizzazione assai parziale, il che è comunque negativo. Quindi consigli di classe e consigli di istituto, dove partecipano entrambe queste componenti, sono momenti fondamentali che devono essere maggiormente valorizzati e maggiormente focalizzati da parte della scuola, in una visione circolare che trova nel piano triennale dell'offerta formativa la sua sintesi più efficace, al tempo stesso anche la ripartenza, quindi per un costante miglioramento. Ma la cooperazione, come si è visto, può avvenire anche a distanza. La didattica a distanza o digitale integrata, come vogliamo chiamarla, si è fondata su un vero e proprio patto di fiducia e di solidarietà tra insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e studenti. Ad esempio, seguire le lezioni da casa ha comportato una dimensione spaziale che ha coinvolto maggiormente i genitori, e non soltanto in una dimensione spaziale, ma proprio anche di sostegno educativo, ovviamente. Ma al tempo stesso, rispettare le regole previste per il contenimento dei virus sia in classe che a casa è un esempio di come la comunità educante debba collaborare per proteggere gli alunni e fare in modo che il loro sviluppo non venga compromesso. La recente polemica sui dati invalsi in realtà, come da più parti poi è stato puntualizzato, ha soltanto messo in luce vecchi mali della scuola. Probabilmente senza la DAD questi risultati sarebbero stati ben peggiori di quanto non sono stati, perché in qualche modo ha garantito un legame e un'azione educativa proprio con la scuola. Quindi conservare il legame dell'alunno con la scuola, riprogettare la didattica, in molti casi è stato necessario e velocissimamente fare anche questo, far rispettare regole sanitarie a scuole come a casa, gestire tempi e modalità della didattica a distanza, scambiarsi informazioni, aggiornare periodicamente i genitori sui progressi degli studenti. Tutti questi sono stati campi in cui scuola e famiglia hanno dovuto interagire, dove meglio, dove peggio, ma di fatto questo è accaduto, così come la proficua collaborazione per garantire il diritto di privacy, cui tornerò tra brevissimo.
Recentemente si è tornati anche a focalizzare con particolare enfasi la necessità che la scuola si apra al territorio per i suoi molteplici apporti. Il Ministero, con varie note, l'ultima delle quali è il recentissimo piano scuola per l'estate 2021, la circolare dello scorso aprile, ha molto caldeggiato la realizzazione di patti di comunità come strumenti chiave non solo per sopperire a determinate e contingenti esigenze della scuola, ad esempio reperire spazi aggiuntivi, quanto e soprattutto per far sì che le diverse molteplici voci che costituiscono il contesto in cui la scuola opera possano potenziarne l'azione. Per usare una parola coniata dal sociologo Zamagni, è il caso di una conazione, cioè di una crasi non solo lessicale ma anche sostanziale tra la conoscenza e l'azione, affinché non accada più che la scuola resti avulsa dal mondo reale, né che quest'ultimo, che ha bisogno di conoscenza, possa reperirla al di fuori della scuola stessa. Scusi, bisogna, deve chiudere due minuti. Devo chiudere, va benissimo. Allora, mi scusi. Qualche punto molto veloce. La direzione ha aggiornato le linee di orientamento per la prevenzione del contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, questo riguardo proprio alla protezione dei giovani e l'utilizzo della rete, promuove la cultura della legalità in collaborazione con la Camera e il Senato e con molti altri organismi come il CIDO, l'UNAR, l'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza, promuove progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa di concorsi, per esempio l'uguaglianza, per esempio le ragazze e le materie STEM, progetti che riguardano l'inclusione, la scuola in ospedale, l'istruzione domiciliare, dedicati anche a comunità come i Rom, i Sinti e i Camminanti, sono i progetti FAMI, e infine, e non da ultimi, gli alunni appunto con disabilità o BES, gli alunni stranieri, tramite l'osservatorio per l'integrazione degli alunni e le linee guida del 2019. Scusatemi la chiusura molto sintetica, grazie. No, grazie molto perché ritengo che appunto questa idea del patto scuola-famiglia sia davvero cruciale e che sia sicuramente qualche cosa a cui bisogna lavorare, ma per tradurlo in diciamo attività concrete, perché d'accordo stabilire quali sono i ruoli di ciascuno, ma io credo che sia fondamentale adesso in quest'ultimo minuto ci ha potuto aprire uno scorcio su quelli che sono degli interventi concreti, perché realizzare questa corresponsabilità, tradurla in pratica, significa dotarsi di strumenti concreti, cioè avere delle metodologie. Io devo dire che conosco un paio di sperimentazioni in cui mi pare che questa corresponsabilità si è realizzata, e ho in mente una sperimentazione delle Family Group Conference in ambito scolastico, proprio per affrontare congiuntamente famiglie e scuole magari i problemi scolastici dei figli, o anche l'utilizzo di una metodologia di progettazione partecipata basata sul quadro logico dentro nei consigli di classe. Questo per dire come è utile fissare dei paletti, ma poi bisogna avere anche delle metodologie concrete per fare in modo che questa corresponsabilità si realizzi nei fatti. Ringrazio molto Chiara Recch e do rapidamente la parola a Claudia Moneta della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia. Buongiorno, dottoressa Moneta. Buongiorno a lei, professoressa, buongiorno a tutti. Grazie davvero per l'opportunità della partecipazione a questo incontro molto, molto interessante e che mi dà la possibilità di portare quella che è stata l'esperienza di Regione Lombardia in tema di concilia, fatta da Regione appunto in questi anni sul tema della conciliazione, e che per noi costituisce un importante bagaglio di attività e di esperienze
per il rilancio, diciamo, di un nuovo corso delle politiche di conciliazione. Io ho partecipato in realtà ai lavori del gruppo del professor Rosina, quindi del gruppo 1, ma il tema della conciliazione mi pare veramente ben contestualizzato nell'ambito del rapporto e dei lavori che questo gruppo ha portato avanti fino ad ora. Il contesto e le prospettive connesse alla fase di ripresa e di resilienza pongono sicuramente diverse sfide in relazione allo sviluppo del nuovo corso delle politiche per la famiglia. Sono accresciute le fragilità all'interno del nucleo familiare, l'impatto infatti che la pandemia ha avuto sulle relazioni e sul benessere degli individui pongono un tema appunto e un'accentuazione delle fragilità. È accresciuto anche il peso delle responsabilità di cura in capo al nucleo familiare, la difficoltà di accesso ai servizi e l'impossibilità di contare sulle relazioni familiari e sul supporto nello specifico dei nonni, così come è aumentato il rischio dello scivolamento in condizioni di povertà per la contrazione del mondo del lavoro. Quindi tutte sfide che sicuramente comportano un ripensamento più in generale delle politiche per le famiglie e in particolare delle politiche di conciliazione. Sfide ma anche opportunità, sicuramente. Il rilancio delle politiche della famiglia è sottolineato nell'ambito degli interventi volti ad assicurare uno sviluppo sostenibile, a partire da quelli che sono gli atti di programmazione e le indicazioni europee. Parto dalla direttiva del 2019 del Work-Life Balance, per ricordare poi la strategia per le pari opportunità tra uomini e donne 2020-2025, gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo per la prossima programmazione 21-27, Next Generation EU e da ultimo sicuramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutti elementi, tutti indicazioni che offrono l'opportunità di dare, come dicevo, un nuovo corso agli interventi per la conciliazione delle responsabilità di lavoro e di cura in un più ampio quadro di strategie volte ad essere, come diceva qualcuno anche che mi ha preceduto, accanto alle famiglie, insieme alle famiglie. Sicuramente questi elementi, queste direttive suggeriscono anche un cambio di passo per quanto riguarda le politiche di conciliazione. Innanzitutto una nuova collocazione strategica della conciliazione. Le iniziative non sono più un corollario e hanno una dimensione rivolta al sostegno dell'occupazione femminile della donna che lavora, ma sono un supporto alla genitorialità, alla natalità, allo sviluppo dei minori e alla promozione della parità uomo-donna sia nel mercato del lavoro sia sul lavoro ma anche all'interno del nucleo familiare. Una nuova declinazione delle misure che non possono essere più quindi risposte pensate per i bisogni delle madri lavoratrici, ma devono coinvolgere e dare risposta anche al bisogno dei padri e quindi di entrambi i genitori. Inoltre suggeriscono una maggiore capacità di copertura dei bisogni. La conciliazione non riguarda tutte le diverse fasi del ciclo della vita familiare. È indubbio che le maggiori necessità sono legate all'età dei figli, alla fascia 0-3 e all'inserimento e al loro ingresso nel sistema scolastico. Ma conciliare la vita professionale con quella familiare vuol dire sviluppare la possibilità di accedere ai servizi anche non solo per l'infanzia ma anche per l'adolescenza, per sostenere i genitori nella gestione delle situazioni sempre più complesse e multiproblematiche che sono connesse al passaggio dalla fase di adolescenza alla fase adulta dei figli. Inoltre, non da ultimo, sicuramente l'invecchiamento della popolazione pone un maggiore aggravio dei carichi di cura riguardo alla cura degli anziani, quindi alla responsabilità nei confronti degli anziani e delle persone con una
ridotta autonomia. Ecco, questo è un po' il contesto che abbiamo come scenario di riferimento per lo sviluppo dei prossimi interventi. Quello che però si è fatto fino ad ora e, come dicevo, costituisce per noi un importante bagaglio da cui partire, fondamentalmente si è articolato su quattro elementi fondamentali. Dal 2010 la Regione Lombardia ha consolidato l'esperienza dei piani territoriali di conciliazione, sperimentando percorsi virtuosi attraverso la promozione delle reti territoriali e delle alleanze locali, che vedono gli attori del territorio protagonisti nell'attivazione delle risorse della comunità. Realtà organizzative diverse, enti pubblici, imprese, enti del terzo settore, rappresentanze sindacali, istituzioni scolastiche e formative, che insieme hanno mobilitato le proprie risorse, attivando e realizzando delle vere e proprie comunità di pratiche pro conciliazione. Particolarmente importante è stato il coinvolgimento delle imprese, delle reti, del lavoro di rete tra le imprese, soprattutto, dicevo, reti tra aziende, tra micro e piccole imprese e enti le reti tra le aziende e il terzo settore, che hanno potuto rafforzare la sostenibilità delle misure sia da un punto di vista organizzativo che economico, rafforzando le sinergie tra il welfare territoriale e il welfare aziendale. L'esperienza delle reti e il coinvolgimento del mondo imprenditoriale sicuramente rappresenterà uno snodo importante per la realizzazione di quelle che sono le politiche dei tempi delle città e la realizzazione, oltre che di modelli organizzativi flessibili relativi appunto all'azienda, anche alle politiche più di welfare aziendale inteso in senso lato. Un altro importante investimento ed esperimento è stato in tema dei servizi per l'infanzia. Sicuramente il tema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza rimane un punto nodale riguardo alla capacità di copertura potenziale del fabbisogno. È comunque questa una criticità sia a livello dei grandi centri che dei piccoli centri, ma non riguarda solo la capacità di copertura potenziale, ma il tema dei servizi riguarda anche l'accessibilità economica dei servizi. L'esperienza che come Regione Lombardia abbiamo realizzato con la misura Nidi Gratis, con il supporto del Fondo Sociale Europeo 14-20, ha consentito alle famiglie con basso reddito di accedere gratuitamente al nido, e ciò ha rappresentato per i beneficiari di poter accedere, quindi di poter abbattere il primo vero elemento e la prima vera barriera di accesso. Tramite un'indagine che abbiamo condotto nel 2018 abbiamo potuto verificare che il 24% delle famiglie beneficiarie della misura non avrebbe iscritto il figlio al servizio, oppure lo avrebbe fatto il 24% non lo avrebbe iscritto, scusate, il 44% invece lo avrebbe fatto, ma beneficiando di un servizio più ridotto. La misura in realtà è una misura sicuramente che ha risposto ad un bisogno di conciliazione, ma ha voluto anche accrescere gli investimenti regionali per offrire percorsi di crescita e contrasto alla povertà educativa in favore delle nuove generazioni. E in questo senso questo rappresenta un importante esperimento che è in linea con quella che è la garanzia per l'infanzia sostenuta e inserita nel Fondo Sociale Europeo Plus per la prossima programmazione 21 e 27. Un altro tema su cui abbiamo lavorato
è il tema del facilitare l'accessibilità al servizio. Supportare le famiglie implica anche, passa attraverso la necessità di accrescere l'informazione e la semplificazione delle condizioni di accesso ai servizi e alle opportunità che già esistono. In questo senso la Regione, aderendo all'iniziativa nazionale, sta sperimentando i centri per la famiglia, quale punto di snodo, di raccordo tra gli attori e punto di riferimento per le famiglie, tra gli attori che offrono i servizi e vogliono essere invece punto di riferimento per le famiglie che necessitano di questi servizi. Ovviamente il tema dell'informazione e della semplificazione implica e va di pari passo con la diffusione dell'utilizzo dei servizi digitali. In questo senso esperienze sono state fatte per cercare di agevolare appunto la partecipazione e l'iscrizione, per esempio al nido attraverso delle app e la verifica dei requisiti utilizzando i sistemi informativi attraverso la verifica dei requisiti dei partecipanti, quindi agevolando e accelerando i tempi di risposta della pubblica amministrazione. Da ultimo, sicuramente la conciliazione rappresenta una sfida di innovazione sociale che attraversa i diversi ambiti di policy e che richiede un impegno diffuso tale da rendere la comunità territoriale una realtà generativa in grado di contribuire agli obiettivi in materia di conciliazione. L'esperienza delle reti territoriali è stata oggetto di un rapporto di valutazione commissariato dalla Regione che ha dimostrato una progressiva espansione delle reti, sia in termini quantitativi dei soggetti che vi hanno aderito, sia in termini qualitativi. Quindi della diversa natura dei soggetti che negli anni hanno aderito alle reti, quindi mobilitando, come dicevo anche prima, risorse diverse. Questo però chiede uno sforzo e implica un continuo rafforzamento della capacità di governance e della messa in rete dei soggetti che vi partecipano. Perché diventa fondamentale riuscire a mantenere e alimentare la rete attraverso appunto un sistema di governance che consenta agli enti di lavorare su obiettivi dei partecipanti, sugli obiettivi comuni e quindi di mobilitare, come dicevo, le risorse per un fine condiviso. La capacità di programmare e attuare politiche in favore della famiglia quindi richiede necessariamente, va di pari passo, messa a punto di sistemi di monitoraggio, gli strumenti di analisi, gli strumenti di monitoraggio che consentono di verificare l'impatto delle politiche attuate e quindi di eventualmente intervenire per correggerne la finalità. Ecco, questo, diciamo così, sono in estrema sintesi i quattro filoni su cui abbiamo lavorato e che credo possano, come dicevo, rappresentare un buon punto di partenza per questo nuovo corso, dove vi sarà sicuramente una maggiore attenzione sia al tema dell'accessibilità ai servizi, sia allo sviluppo dei servizi intesi proprio come supporto e importante strumento di innovazione delle politiche familiari. Grazie. Molte grazie a Claudia Moneta della Regione Lombardia, che ci ha portato un'esperienza che credo sicuramente sarà molto utile recuperare poi nella stesura del piano nazionale, perché quest'idea delle reti di conciliazione va proprio nella direzione di vedere la conciliazione famiglia-lavoro come un intreccio che implica la cooperazione tra soggetti diversi e implica anche, come sottolineava, una capacità di governance che richiede anche lì delle competenze che devono essere poi anche spese in modo continuativo nel monitoraggio, cioè nella capacità di vedere se davvero questi provvedimenti poi avranno un'efficacia nel supportare il benessere delle famiglie, quindi nel promuovere poi la natalità.
Grazie ancora a Claudia Moneta. Ed ora passiamo invece alla Regione Calabria con Filomena Crucitti, Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Sociosanitari appunto della Regione Calabria, che ci parlerà dei gruppi di parola. Grazie, prego. Grazie a voi, buongiorno. Intanto volevo appunto ringraziare il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per questa bellissima opportunità di scambio di buone prassi e di diciamo interconnessione tra realtà e progetti differenti. In qualche modo, anche ascoltando gli interventi precedenti, ci sono delle parole che comunque vengono in qualche modo sempre riportate e vanno sempre in un'ottica della complessità, quindi in una visione, mi pare di individuare, una visione proprio sistemica, quindi che veda la famiglia all'interno di una visione in cui ogni sistema è interconnesso e ha bisogno di essere analizzato globalmente, quindi non in maniera diciamo staccata, individuale, ma proprio all'interno di una visione più globale. E poi anche quest'ottica generativa e trasformativa della famiglia, quindi famiglia non intesa come un luogo statico e ben identificato, ma come un luogo appunto di trasformazione che deve anche generarsi e rigenerarsi, e quindi diciamo ha bisogno anche in qualche modo di trovare soluzioni nuove a questi cambiamenti che vengono a delinearsi proprio in termini di complessità e di differenziazione. E poi un'altra, diciamo, parola chiave è appunto l'intergenerazionalità, quindi il legame appunto tra le generazioni, quindi i figli, i genitori, i nonni, che devono in qualche modo avere un filo conduttore e la possibilità di parlarsi tra di loro e di poter collaborare. Diciamo che il mio intervento si inserisce un po' anche partendo da queste parole chiave, perché è un intervento appunto dal titolo Le parole che non ti ho detto, i gruppi di parola per dare voce al silenzio, e come già è stato detto in precedenza anche dalla collega appunto dell'Università Cattolica, il gruppo di parola si configura proprio come uno strumento creato ad hoc in relazione ai cambiamenti e mutamenti della famiglia, in cui appunto le separazioni, le famiglie ricostituite, le famiglie allargate sono comunque diventate assolutamente diciamo parte di un'idea di famiglia che, come dicevamo prima, non è più la famiglia tradizionale, non può essere più pensata come una famiglia diciamo tradizionalmente intesa, ma va rivista e va diciamo ripensata anche in quelli che sono gli strumenti di prevenzione e di supporto che servono appunto per venire in aiuto. Partendo un po' dall'idea che noi siamo appunto l'osservatorio sui minori, quindi dobbiamo staccarci da una prospettiva adultocentrica e dobbiamo ragionare e lavorare proprio sulla prospettiva puerocentrica. Quali sono i bisogni dei minori, soprattutto in situazioni di separazione familiare e genitoriale? Sicuramente ci sono degli strumenti ad hoc per i genitori che si separano, c'è la mediazione familiare, ci sono i percorsi di terapia di coppia, ci sono insomma i supporti psicologici ad hoc. Diversamente, per i minori che vivono l'esperienza della separazione, non ci sono dei veri e propri strumenti che siano in qualche modo strutturati, ma in generale è un'esperienza che viene vissuta sempre un po' nel silenzio e anche nel tabù. E noi sappiamo bene, io lo dico diciamo in rappresentanza della Regione Calabria, ma sono comunque una psicologa, psicoterapeuta di formazione, sappiamo bene che le parole che non vengono dette, quindi tutto ciò che non ha una narrativa, che non ha la possibilità di tradursi in parola, diventa spesso e volentieri un tabù, diventa spesso e volentieri un disagio, è un'esperienza che può diventare appunto problematica a lungo termine. Partendo dal presupposto che la separazione di per sé è un'esperienza sicuramente di rottura e di diciamo trasformazione della famiglia, dobbiamo anche però sapere che tantissimi studi dimostrano che
quanti più strumenti, diciamo, di prevenzione si utilizzano soprattutto sui minori, e minori saranno gli effetti traumatici e a lungo termine di questo tipo di evento, che come tutti gli eventi di rottura ha, diciamo, ha bisogno di essere elaborato e ha bisogno di uno spazio di parola. Ecco, da qui l'idea del gruppo di parola. Riporto una frase di Françoise Dolto, che proprio dice: il bambino ascoltato sarà riconosciuto come qualcuno che ha il diritto di pensare e non sarà il depositario della solitudine. Quindi l'intenzione del gruppo di parola è proprio questo, quello di dare uno spazio per una narrazione dell'evento separativo all'interno di un contesto che comunque sia protetto, con la guida di un adulto, diciamo, che connette in qualche modo e mette insieme i pensieri e le emozioni che sono sicuramente confuse, diciamo, altalenanti dei bambini, degli adolescenti che vivono questo evento, cercando di ridargli una trama, quindi di trasformare, per questo parliamo di evento generativo, trasformativo, e di restituire un senso ad un evento della vita che comunque deve essere elaborato, digerito e non necessariamente deve produrre effetti traumatici. Quindi è importante, secondo me, in un contesto come questo, dove comunque si va in qualche modo a ragionare sulle politiche per la famiglia, quindi su tutto quello che ha a che fare con gli strumenti di prevenzione, direi appunto primaria prevalentemente, pensare proprio a quali possano essere quegli strumenti veramente efficaci per bambini e adolescenti che diventeranno poi, come dire, le generazioni future e che saranno sicuramente portatori di nuovi valori, appunto, che si stanno delineando. Parlando un po' del gruppo di parola, come diceva anche appunto la collega dell'Università Cattolica, questi gruppi sono nati in Francia tanti anni fa, sono stati prevalentemente sviluppati da Marie Simon e hanno diciamo una metodologia ben precisa, sono ben strutturati e quindi è necessaria anche una formazione ben precisa per poterli portare avanti. Sono stati poi esportati in tutto il mondo e anche in Italia, proprio dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e altre realtà virtuose che in qualche modo portano avanti non solo, diciamo, la sperimentazione dei gruppi di parola, ma anche la promozione sul territorio. Anche noi in Calabria, diciamo, abbiamo collaborato alla diffusione, per esempio, della carta dei diritti dei figli genitori separati, che era stata creata dall'autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza, e che anche quello è un documento molto importante, proprio perché mette a fuoco non più solo i diritti dei genitori, ma i diritti dei bambini, quali per esempio il diritto a non essere coinvolto in tutte le, diciamo, le triangolazioni, tutte le diciamo discussioni, per esempio inerenti agli aspetti economici, piuttosto che le conflittualità che coinvolgono i genitori, il diritto a poter amare liberamente entrambi i genitori. Qui entriamo, diciamo, nell'ambito ovviamente della necessità della bigenitorialità, e oggi si parla anche molto più della cogenitorialità. Quindi non solamente avere due genitori, ma diciamo riflettere sulla necessità della corresponsabilità genitoriale, oltre che la presenza, diciamo, simbolica di entrambi i genitori. E quindi e poi ovviamente vengono messi appunto nero su bianco altri diritti. Tornando ai gruppi, dicevamo, è una metodologia strutturata che ha la finalità appunto di lavorare in piccoli gruppi suddivisi per fasce di età, per cui molto ben organizzati, proprio in funzione anche di studi sull'età evolutiva e quali possono essere i bisogni dei bambini per ogni fascia di età, con la possibilità di utilizzare degli strumenti che sono tarati su di loro, quindi il gioco, piuttosto che la scrittura creativa, piuttosto che diciamo delle esperienze artistiche, per poter condividere e dare parola al vissuto della separazione, però senza sentirsi giudicati e coinvolti in prima persona. E questo, il gruppo è come dire un contenitore importantissimo proprio per questo, perché, diciamo, lavora sia sull'accettazione, cioè sul fatto che diciamo
il pensiero, il bisogno del bambino viene accettato anche dall'altro e viene ascoltato dal gruppo, sia sull'universalizzazione, cioè l'idea che i propri problemi, quindi il figlio di genitori separati non è solo, ma il suo problema riguarda anche altri bambini e quindi sente meno, diciamo, la sensazione in qualche modo di trovarsi a vivere un problema che è esclusivamente suo. Poi anche l'altruismo, cioè il fatto che il gruppo aiuta il bambino, bambino, parliamo di minore, non solo bambino, a sentirsi anche in qualche modo d'aiuto all'altro, no? Offrendo anche delle soluzioni. E poi l'apprendimento di sé e l'apprendimento interpersonale, per cui io apprendo delle cose su di me, ma le apprendo anche attraverso il rapporto con l'altro. E poi appunto l'autorivelazione, cioè spesso all'interno del gruppo l'altro può darci delle risposte che noi cerchiamo, può dare voce alle nostre emozioni che magari noi non riusciamo ad esprimere in quel momento perché non siamo ancora pronti, perché non abbiamo, abbiamo difficoltà ad aprirci. Quindi diciamo il gruppo ha questi obiettivi, ovviamente di parola, perché dà parola e quindi dare parola significa dare un contenuto, significa dare la possibilità di essere ascoltati senza giudizio. I bambini di solito nell'ambito della separazione vengono coinvolti in maniera passiva, cioè sentono ciò che si dice sulla separazione, sentono spesso anche parole bisbigliate, ma nessuno chiaramente ha la capacità, questo non è una cosa da attribuire ai genitori, sicuramente è un momento difficile per tutti, quello di gestire l'emotività nel percorso separativo, però è anche vero che nessuno dà spesso delle informazioni ben precise, spiega chiaramente al bambino cosa sta accadendo, quali sono i passaggi. Alcune volte in questa cosa ci si trova soli, tenendo presente anche che molto spesso per un soggetto in età evolutiva sentirsi compresso rispetto a tutte le emozioni e le tematiche legate alla separazione significa togliere spazio mentale a tutto quello che riguarda il suo benessere, quindi sia la vita sociale, sia la vita, diciamo, affettiva, sia il contatto e il rapporto tra pari. Quindi questo sicuramente influisce sul suo assetto anche psichico, mentale, sul suo benessere. Per cui grazie. Perfetto, grazie, perché poi parlo molto, sono una chiacchierona. Sì, quindi in conclusione, diciamo, l'importanza in un contesto come questo appunto è di promuovere questo strumento, che non deve essere comunque, secondo me, a macchia d'olio e, diciamo, ad appannaggio di poche realtà territoriali, ma deve diventare in qualche modo una misura strutturata, proprio perché rappresenta una risposta veramente ad un bisogno emergente, che è quello del minore, diciamo, coinvolto in un processo di separativo, che ha bisogno di essere ascoltato. Quindi grazie mille, scusate se mi sono dilungata. Molte grazie, perché io sono molto affezionata a questa metodologia e quindi mi ha fatto piacere che sia stata presentata. E aggiungo che oltre ad avere una enorme efficacia rispetto sul benessere dei bambini, però ha una ricaduta positiva proprio anche sulle relazioni. I genitori, assolutamente. Perché appunto implica una corresponsabilità dei genitori, perché il fatto che i bambini partecipino al gruppo di parola richiede che i genitori siano d'accordo e quindi si assumano questa responsabilità insieme. E poi posino anche un po' uno sguardo congiunto sui figli. Esatto. Cioè, quindi c'è un momento molto bello che è quello della lettera. Esatto, appunto stavo appunto dicendo. Io sono formata, sono una conduttrice. Oltre a essere implicare all'inizio una corresponsabilità, poi diciamo che alla fine rigenera questo legame tra bambini e genitori, perché i bambini fanno delle richieste ai genitori, quindi non resta un intervento che è focalizzato solo sul minore, ma è un intervento che coinvolge, anche se poi in modo indiretto, però coinvolge e ha delle ricadute positive anche proprio sulle relazioni familiari. Grazie a Filomena Crucitti. Adesso la parola
a Paola Tassi, che appunto era con me nel gruppo di lavoro, e qui è in rappresentanza dell'Unione delle Province Italiane, e però ci porta l'esperienza della provincia di Prato sul contrasto alla violenza. Prego. Grazie, buongiorno, grazie per l'opportunità di presentare quello che è un caso come quello della provincia di Prato, come ce ne sono altri sul territorio nazionale, ma appunto in vista anche dell'ottica della futura consultazione pubblica, penso e spero che faccia da stimolo anche per altre amministrazioni che fanno da supporto alle reti a contrasto della violenza di genere, per presentare le loro esperienze e per poi essere un insieme di modelli, per poi arrivare anche a definizione dei modelli, anche per... Va considerato che le reti a contrasto alla violenza di genere devono necessariamente adattarsi a quello che è il contesto territoriale in cui vanno a inserirsi. Chi aiuta le reti a contrasto della violenza di genere? E in questo caso ne parliamo, come diceva bene prima la professoressa Carrà, è un tema che merita una argomentazione a sé. Lo stiamo guardando nell'ottica delle relazioni familiari, perché questo è un tema che va a devastare le relazioni familiari dove questi episodi avvengono. Le normative regionali e nazionali hanno dato impulso alla formalizzazione di queste reti di collaborazioni già esistenti in tanti territori in maniera informale. Non sto qui a ripetere quelle che sono le leggi nazionali, mi focalizzo sulla legge regionale della Toscana, che già dal 2007 dava impulso alla costruzione di queste reti. Da qui in Toscana tutte le nostre province si sono dotate di una rete a contrasto, proprio sull'input di una legge regionale. La legge è una legge decisamente avanzata a quell'epoca, una tra le prime del nostro paese, che enunciava dei principi fortissimi, una legge che dava il coordinamento territoriale dei soggetti della rete alle province. In effetti le province hanno sinora svolto in maniera positiva questo ruolo, sebbene non in maniera perfettamente uniforme sul territorio, e in tutti i territori provinciali sono, appunto, come dicevo prima, stati attivati i protocolli. La rete ha lo scopo di favorire le procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei diversi soggetti e garantire un collegamento costante fra i soggetti che la costituiscono, al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso in ogni fase. Alle vittime, ma anche ai figli, ove presenti, ai familiari, appunto, offrire anche a loro un percorso di uscita dalla violenza. Qui giova a ricordare che i centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella regione e iscritte all'albo del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da altre forme organizzative come le cooperative, che abbiano la finalità, appunto, la prevenzione e la lotta alla violenza di genere. Quindi il terzo settore è ampiamente coinvolto e rappresentato in queste reti. Infatti sono qui anche con una rappresentante, proprio perché ci diamo supporto anche in questo senso. È innegabile, qui torno al ruolo appunto delle province come coordinatori su questa delicata tematica, che è in atto un profondo cambiamento nell'assetto istituzionale complessivo, con la ridefinizione delle competenze fra i vari livelli del governo territoriale, Stato, Regione, Province e Comune. Tuttavia le province tutt'oggi sono competenti in materia di pari opportunità, come lo stabilisce la legge la 56 del 2015. Ed è una fase in continua evoluzione delle varie forme organizzative in area vasta, un dinamismo istituzionale molto forte. Le province possono rappresentare una straordinaria opportunità di raccordo tra la pubblica amministrazione e i ragazzi e le ragazze, proprio nella fase 14-18, cruciale per la costruzione dell'individuo. Del 2020 una proposta del LUPI per promuovere un progetto per promuovere la costruzione di una coscienza civile fondata sul rispetto dell'altro e sul ripudio della violenza. Progetti che nella rete in atto nella provincia di Prato, anche questi sono nati pari passo con l'istituzione della rete.
nelle nostre scuole. Il protocollo, rete di sostegno e protezione per il contrasto della violenza alle donne nella provincia di Prato. I firmatari sono gli enti e le istituzioni, i comuni, l'azienda ASL, il MIUR, la sede pratese, l'ufficio scolastico regionale, l'ASL e la Società della Salute. Oltre ai firmatari però ci sono anche il terzo settore che prima rammentavo, le università, i sindacati e inevitabilmente i centri antiviolenza. Il progetto è redatto dal coordinamento tecnico, tiene conto delle proposte dei firmatari e prevede la realizzazione di azioni di sensibilizzazione dei territori, di formazione degli operatori e addetti al centro di ascolto, accoglienza e supporto alle vittime di violenza e ai loro familiari. Adesso mi preparo a condividere solo per far contestualizzare il contesto di cui stiamo parlando. Dovrebbe apparire lo schermo. Si vede? Sì. Ecco, è solo il report dell'anno 2020 del centro Lanara, che attraverso la cooperativa Alice gestisce il centro antiviolenza della provincia. Sono andata troppo avanti, i comuni interessati, la nazionalità delle donne che si sono rivolte, che sono 427 nell'anno 2020, un forte aumento rispetto alle annate precedenti. Abbiamo già trattato qual è stato l'impatto della pandemia anche su questa tematica. La nazionalità di provenienza. Prato è una provincia dove ci sono tante etnie e quindi molte di queste, specialmente vedo qui il Marocco, Albania e Nigeria, sono state interessate da questa tematica. Si è consolidata infatti negli ultimi anni con una rete locale attiva nei percorsi di immersione, protezione, inclusione sociolavorativa delle vittime di tratta e sfruttamento. Il progetto è un progetto regionale, il progetto SATIS. Ecco qua, ora, delle 251 donne su 427 che si sono rivolte al centro di ascolto e sono state seguite in un percorso personalizzato, 251 avevano figli, quindi ci sono stati 434 figli tra minorenni e maggiorenni che sono stati presi in carico dalla rete, dalle varie associazioni, oltre ai servizi sociali in primis, ma anche dalle varie associazioni del terzo settore che fanno parte della rete. Allora, interrompo presentazione, scusate. Allora, eccolo qua. La rete e le azioni formative. Mi riservo poi di inviare il report completo nelle fasi successive, però sono tante le azioni che la rete ha svolto come azioni formative, specialmente nelle scuole, ma non solo, e dove la provincia ha svolto il ruolo di coordinamento territoriale rispetto alle politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere, mediante appunto la costituzione di reti con gli attori di territorio, in una dimensione appunto di concertazione e confronto partecipativo. In questi anni, tanto sul tema della cittadinanza di genere che del contrasto agli stereotipi, che su quello della prevenzione al contrasto alla violenza contro le donne, le province, la rete, tramite i finanziamenti regionali, hanno messo in atto azioni ed interventi che hanno avuto ricadute importanti nella vita dei cittadini e delle cittadine. In particolare la provincia di Prato, fin dall'anno 2010, anno della sottoscrizione del primo accordo di genere territoriale, ha promosso e realizzato, anche in collaborazione con i comuni e con il centro antidiscriminazione, azioni e interventi di promozione e tutela delle pari opportunità, perché sono questi i primi nuclei che vanno poi a contrastare quelli che sono i fenomeni che si svilupperanno successivamente. E di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo centinaia di studenti e studentesse.
nell'importanza di lavorare con le giovani generazioni per dare vita insieme ad una nuova cultura di parità e di rispetto dei rapporti fra i generi. La rete, attraverso la provincia, ha promosso nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio attività di sensibilizzazione verso gli studenti e le studentesse, ma anche di formazione rivolta agli insegnanti. Ora qui indosso anche la casacca dell'insegnante, perché è una casacca che non ci togliamo mai, perché è una professione costantemente a rapporto con quelle giovani generazioni, ma anche con le loro famiglie. Anche noi veniamo in contatto talvolta con situazioni dove si manifestano episodi di violenza. Mi scuso, ma bisogna un po' accortare. Sì. Poi attività di conciliazione dei tempi e anche politiche proprio per la famiglia messe in campo in alcuni comuni. Questo era un po' un riepilogo generale, poi appunto, come dicevo prima, mi riserverò di inserire nelle prossime consultazioni un report più appropriato. Però ringrazio per la possibilità e spero che sia da stimolo per altri enti che devono assumersi il ruolo appunto di coordinatori. Grazie. Molte grazie a Paola Tassi, che ci ha appunto idea di come trattare il tema della violenza nei confronti delle donne sia essenziale anche in questo caso adottare uno sguardo relazionale, inclusivo di diversi soggetti che devono essere coinvolti e cooperare. Però rilancio un po' quella che è stata una indicazione emersa dal nostro lavoro di gruppo: non è solo sufficiente che a innescare una metodologia partecipativa tra i soggetti e gli enti, ma è necessario che vengano anche coinvolte in modo diretto le vittime, perché per impostare dei percorsi con loro e non solo per loro e con le loro reti relazionali, in modo che vengano attivate in modo proattivo rispetto alla ricostruzione del proprio percorso di vita. Bene, adesso è il turno di Sandro Gallito, anche lui parte del gruppo di lavoro che rappresenta la CGIL e ci parlerà della pluralità delle forme familiari e della conciliazione vita-lavoro come questione trasversale rispetto ai generi. Prego, Sandro Gallito. Grazie Elisabetta, buongiorno a tutti e a tutti. Nel breve tempo a disposizione, perché voglio mantenermici dentro, vorrei tentare una riflessione su alcuni punti che abbiamo ritenuto opportuno di sollevare anche nel corso dell'anno durante appunto i lavori del gruppo, come ricordava Elisabetta, e che ci sembrano dirimenti rispetto alle modalità con cui ci si propone di affrontare i nodi da sciogliere. Innanzitutto la questione fondamentale dalla quale vorrei partire è relativa al modello familiare che abbiamo in mente nel momento in cui discutiamo di famiglia, perché da questo punto di vista è evidente che è necessario riferirsi ad un modello plurale e che l'impostazione che invece si richiama alla cosiddetta famiglia tradizionale è in realtà un'impostazione di tipo ideologico che vorrebbe che quel modello diventasse l'unico riferimento ammesso. Ma in realtà, uscendo dagli schemi ideologici, le cose si presentano in modo assolutamente diverso e si presentano in modo plurale, tanto da indurci a parlare appunto di famiglie e non di famiglia. E quando mi riferisco alla realtà della quale bisogna tenere conto, mi riferisco a un dato di fatto, e in quanto dato di fatto completamente deideologizzato, che è rappresentato dalle anagrafi dei comuni, perché è questo il luogo in cui ogni cittadino e ogni cittadina hanno la possibilità di dichiarare il proprio nucleo familiare senza costrizione in schemi, ma dichiarando quello che per ciascuno e ciascuna rappresenta la famiglia. Ora, è
escludere l'osservazione di questo dato e la presa in carico anche di questo dato rischia di falsare l'intero ragionamento relativo sia al rapporto intercorrente tra i generi, sia a quello intercorrente tra le generazioni all'interno delle famiglie. Ora, è facile scoprire che il paradigma, oppure per meglio dire, come dicevo prima, quello che si vorrebbe imporre come paradigmatico, cioè la famiglia nucleare composta da padre, madre e figli, pur essendo innegabilmente il modello predominante, non esaurisce in sé le possibili forme familiari. Ora, se già la legge da 5 anni riconosce l'esistenza delle famiglie composte da coppie dello stesso sesso e la relativa prole, che però è un modello che in qualche modo ricalca lo schema predominante di cui dicevamo, è invece più interessante rilevare come in altri paesi, penso ad esempio al Belgio, esistano già i cosiddetti registri delle famiglie cosiddette no conjugal o famiglie di mutuo aiuto, che si diffondono nei fatti anche nel nostro paese, ma nell'indifferenza dell'ordinamento. Stiamo parlando di famiglie che si formano non sulla base di una relazione di tipo affettivo, sentimentale, sessuale tra due persone, ma che risponde ad un altro tipo di esigenze e di sollecitazione. Per fare solo alcuni esempi, per chiarire quello di cui sto parlando, e questo fra l'altro ha anche uno stretto rapporto con la relazione tra generazioni di cui si discute, si moltiplicano per esempio le famiglie composte da persone legate da vincoli amicali che decidono di trascorrere insieme, fuori da qualunque legame di tipo sentimentale in senso stretto, la fase dell'età avanzata, sottraendosi a un'alternativa secca che in genere è quella tra la permanenza o il ritorno alla famiglia d'origine, che spesso non riserva loro un'accoglienza trionfale, e le RSA, che sono dei luoghi spesso vissuti dalle persone anziane come extrema ratio alla quale ci si sottrarrebbe volentieri. Una situazione speculare rispetto a questa è sempre, continuando con degli esempi in modo tale da parlare di questioni concrete, è per esempio quella di chi decide un percorso familiare di questo tipo tra le nuove generazioni per un desiderio di affrancamento dalla famiglia d'origine o semplicemente per mettere in comune delle esperienze di vita con altre persone che in quel momento il soggetto identifica come propria famiglia. O ancora più banalmente, e mi riferisco a un caso preso in esame anche dalle corti di giustizia europee, il caso di un fratello e di una sorella che vivano insieme da 30 anni e non abbiano neppure loro la consapevolezza di poter essere famiglia. Sono soltanto alcuni esempi tra i tanti possibili e tra i tanti già realizzati, ma quello che vorremmo dire è che uno Stato non può avere un atteggiamento, per così dire, di tipo etico e di tipo giudicante rispetto alle forme familiari che i consociati liberamente eleggano come propria. E lo Stato dovrebbe limitarsi a fotografare la realtà, ovviamente, in qualunque tipo di realtà, avendo sempre chiaro il principio di tutela dei più fragili, quindi dei minori. Questo è evidente, ma questo non passa per un discrimine relativo al tipo di famiglia a cui i minori afferiscano. Anzi, lo Stato dovrebbe riconoscere un valore sociale a forme familiari di questo tipo perché in definitiva rispondono anche a delle esigenze che sono di tipo collettivo, tornando a uno degli esempi sopracitati, quello per esempio della libera scelta delle persone anziane rispetto alla fase finale della propria vita. Peraltro la lunga emergenza che stiamo vivendo e che sembra sempre ripresentarsi ogni qualvolta abbiamo l'illusione di uscirne, ha dimostrato che usare una lente ideologica per definire i rapporti familiari affettivi conduce a delle soluzioni che non sempre sono calzanti con la realtà, come è accaduto per esempio con la questione dei congiunti nella prima fase della pandemia, quando nessuno capiva a che figure corrispondessero. Ora, tentare di tenere conto di una realtà che è in divenire, che è in profonda trasformazione, continua trasformazione, evita anche di cristallizzare norme che sono poco rispondenti poi alle esigenze reali delle persone. Sono stati molteplici i casi che ci sono stati segnalati in quanto organizzazione sindacale in cui le persone si sono trovati esclusi, almeno da un punto di vista di applicazione rigida della normativa, dalla possibilità di incontrare il proprio figlio o la propria figlia proprio nel momento in cui più urgenti erano le necessità affettive dei minori che si ritrovavano in una situazione assolutamente inedita e assolutamente spiazzante per noi, figuriamoci per loro.
cosa accaduta per esempio quando il genitore non biologico e non ancora riconosciuto da sentenza nelle coppie omogenitoriali non aveva la possibilità, qualora non convivente con il figlio, di incontrare il figlio in quanto non c'era un legame che lo potesse in qualche modo indicare come congiunto. Casi isolati e sporadici, ma forse molto meno di quanto non appaia, in ogni caso non è una buona ragione per legiferare senza porsi il problema anche dell'inclusione di situazioni differenti. È quindi necessario farsi carico comunque di una visione plurale di cui dicevo all'inizio e inclusiva delle famiglie, che non si limiti allo schema padre-madre, figlio-figli, famiglia d'origine, ma che ricomprenda tutte le nuove forme familiari. Da questo punto di vista, e parlo in questo caso anche come sindacato, il ruolo della contrattazione collettiva può essere fondamentale per anticipare e sollecitare provvedimenti di legge che vadano nel senso della massima inclusività. Anche in questo caso procedo per esempi, si stanno moltiplicando i casi di contratti collettivi che riconoscono ai figli e alle figlie non biologiche e non biologici dei dipendenti gli stessi diritti riconosciuti ai figli e alle figlie biologici del dipendente stesso o della dipendente, purché sia presenti nello stato di famiglia. Ancora una volta un ruolo importante appunto delle anagrafi, in cui ciascuno o ciascuna hanno la possibilità di dichiarare quale sia la propria idea familiare. Così come credo che vada superata dall'ordinamento la scarsa attenzione, il mancato sostegno fiscale a quelle forme di co-housing di cui dicevamo prima, che hanno anche molto a che vedere con il lavoro di cura delle persone in età avanzate e la questione quindi dei rapporti tra generazioni. Lo stesso tipo di approccio basato su un presunto modello paradigmatico, che tale si vuole che sia, finisce per essere inefficace anche relativamente alle questioni di genere in senso più stretto, e da questo punto di vista mi limito a porre qualche interrogativo per evitare appunto di dilungarmi. Mi chiedo come contrastare gli stereotipi di genere o ancora di più la violenza di genere all'interno della famiglia, senza trascurare che la violenza non è soltanto di genere ma a volte anche tra generazioni, nel caso di figli e figlie che non siano corrispondenti alle aspettative o al cliché dei genitori. È possibile in questi casi pensare soltanto in termini repressivi e di leva penale, o è quanto mai urgente ragionare in termini di educazione al superamento degli stereotipi, di educazione alle differenze, di educazione sessuale e affettiva nelle scuole? Ed è corretto che ancora oggi nella contrattazione collettiva il tema della conciliazione vita-lavoro venga affrontato come se fosse una questione unicamente femminile? Ora, è possibile intervenire, e continuo con gli interrogativi, sradicare gli stereotipi di genere senza intervenire legislativamente su una distribuzione più equa dei congedi obbligatori di paternità e maternità e dei congedi per la cura dei figli? Ed è possibile che le raccomandazioni in questo senso provenienti dalle istituzioni europee vengano sempre applicate dal nostro paese al minimo, recepite al minimo senza uno sforzo ulteriore che sarebbe necessario, prendendo atto del fatto che forse il nostro paese ha un problema culturale più forte, più radicato rispetto ad altri paesi fondatori dell'Unione? E ugualmente è possibile eludere in questo ragionamento il tema del precariato, che di fatto impedisce alle nuove generazioni di affrancarsi dalla famiglia d'origine? Ugualmente, tornando al tema dei centri antiviolenza, è possibile declinarli esclusivamente per la violenza di genere, o probabilmente sarebbe necessario aprirli anche ai figli e alle figlie oggetto di violenza fisica o psicologica o di allontanamento dal nucleo familiare in quanto non conformi, come dicevo prima, alle aspettative dei genitori? Un problema peraltro, sia quello della violenza di genere sia quello della violenza tra generazioni all'interno della famiglia, che è diventato esplosivo nei mesi e nell'anno ormai della pandemia, che ha costretto a scusa Sandro forzate. Sì, scusa, Sandro, concludo.
vado a concludere e quindi faccio soltanto un esempio, facendo per chiudere e parlando dei percorsi di educazione alle differenze nelle scuole. Ora faccio una provocazione che però tale non è. Io sono ormai un signore age, appartengo quindi a una generazione che ha iniziato le scuole negli anni 60 del secolo scorso, anni in cui, trascorsi più o meno 20 anni dalla fine del regime, erano ancora molti genitori affascinati dall'esperienza fascista. Io mi chiedo, la scuola ha forse rinunciato per l'opposizione di quelle famiglie a trasmettere i valori costituzionali della resistenza e dell'antifascismo? Beh, io direi di no. Quindi non credo che in questo caso si possa in qualche modo acconsentire alla negazione delle famiglie a percorsi di educazione alle differenze e all'accettazione di qualunque differenza nelle scuole, perché anche in questo caso siamo di fronte a valori costituzionali dello stesso tipo di quelli di cui parlavamo un attimo fa. Grazie. Grazie Sandro. Grazie per il tuo intervento in cui diciamo hai avuto modo di arricchire la presentazione che ho fatto io, perché naturalmente ho tagliato rispetto ad alcuni, ho dovuto tagliare rispetto ad alcuni dei temi che sono stati affrontati del gruppo, e quindi grazie al tuo intervento abbiamo potuto invece approfondire e dare una visione anche a questi aspetti rilevanti che tu hai toccato nella tua presentazione e che quindi arricchiscono il materiale disponibile a chi poi vorrà contribuire attraverso la consultazione pubblica. Grazie a te Elisabetta. E a questo punto do la parola a Pierangelo Albini, area lavoro, welfare e capitale umano della Confindustria, che ci parlerà di lavoro e società fra questioni di genere e squilibri generazionali. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie di questa occasione di confronto. Cercherò di essere estremamente puntuale e conciso, anche se quest'ultimo intervento che ha preceduto il mio, diciamo, non mi ha lasciato indifferente rispetto ad alcune questioni di cui l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia deve occuparsi, per le quali ho avuto modo di vedere l'importante lavoro che è stato fatto e che ancora, come dire, è in divenire, un lavoro importante sul quale però, ecco, rispetto all'intervento che mi ha preceduto, io ho un'unica riserva, ecco. Io credo che nell'affrontare questi temi non ci si possa, diciamo così, accontentare di un approccio notarile nel fotografare quella che è la realtà. Questo approccio notarile la società non lo ha mai avuto nel momento in cui ha costruito le regole di comunità, no? E ha sempre cercato in qualche modo di darsi delle regole, poi rendendosi conto che rispetto alle regole ci sono delle eccezioni, come in natura, no? E io quindi nell'intervento che farò parto da questa considerazione, cioè voglio dirvi che sicuramente questo è un momento di grandi transizioni, quindi come sempre in questi momenti bisogna avere una grande umiltà per guardare quello che succede, però bisogna ricordarsi sempre che l'esercizio dell'intelligenza è poi quello che consente alla ragione di dare un senso alle cose e conseguentemente, come diceva Weber, no, quando ci insegnava in qualche modo quello che è il lavoro della politica, no, il lavoro dello spirito, come dire, è poi lì che noi cerchiamo di dare dei valori etici e quindi degli orientamenti alla nostra società, perché in fondo questi ragionamenti che noi facciamo, li facciamo chiaramente orientandoli ad alcuni valori di carattere etico, come è quello della maggiore equità, della maggiore inclusione, di un'attenzione verso le difficoltà, quindi un'idea di comunità che naturalmente postula l'idea dei valori, no? Quindi questa è una
diciamo così, premessa che scaturisce dall'intervento che ha fatto il collega della CGIL prima di me, che naturalmente ha anche il vantaggio di avere partecipato attivamente ai lavori della Commissione. Io voglio solamente darvi due spunti per, come dire, condividere quelle che sono le preoccupazioni di Confindustria in questo momento su questo tema, che naturalmente coinvolge la persona e la famiglia, diciamo così, perché come giustamente avete scritto nei vostri documenti, mai come in questo momento il cambiamento è passato dentro la famiglia, no? Poi dopo naturalmente cosa intendiamo per famiglia, lo abbiamo appena ascoltato, ci sono evidentemente perimetri più o meno estesi. Ecco, le preoccupazioni secondo me sono di due grandi generi, e quindi sono quelle che attengono alla trasformazione del lavoro, che in una fase, diciamo, da rivoluzione scientifica, come dicono i filosofi, cioè perché riposiziona sostanzialmente la persona umana rispetto al lavoro. Digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale pongono grandi interrogativi su quello che sarà il rapporto dell'uomo con il lavoro, e che è alla base dei ragionamenti che si fanno, no? In questo momento, perché poi alla fine noi siamo in un paese che fa del lavoro, come dire, il presupposto di una cittadinanza attiva, no? Partecipe delle persone. Diciamo che qua le preoccupazioni per me sono quattro. La prima è sostanzialmente quella di domandarsi se fenomeni di questo tipo, che hanno sicuramente delle dimensioni globali, saremo in grado in qualche modo di governarli, di dargli una regolamentazione, perché la cosa fondamentale in questa fase è che ci sia, come dire, una presa di coscienza sulla necessità di dare una governance a questi processi. Questa governance richiede naturalmente una visione di quella che è anche la dimensione ottima, minima, sulla quale noi dobbiamo ragionare. Ecco, io resto convinto che da questo punto di vista la nostra dimensione ottimale è l'Europa. Il fatto che anche l'Europa, come dire, cominci a prendere coscienza del fatto che la dimensione mononucleare dello Stato, diciamo, non riesce a governare questi processi, non riesce a dare delle regole, e la stessa Europa, no, si ponga oggi un problema di tassonomia sociale, evidentemente deve farci riflettere e deve farci anche convergere verso questo tipo di perimetro, di dimensione, anche di tipo culturale, come ho sentito dire anche questa mattina. Io poi questa cosa la declino così per quello che riguarda me. Si sentiva parlare di contrattazione, però oggi la domanda è se la legge o la contrattazione sono in grado di governare questi processi, e chi possa, diciamo così, vantare una maggiore capacità di farlo. In passato la contrattazione collettiva è stata più brava del legislatore, è stata capace di leggere le transizioni, è stata capace, come diceva prima il collega della CGIL che ha parlato prima di me, come dire, anche di vedere alcuni problemi prima, di individuare delle soluzioni che poi il legislatore ha seguito. Oggi mi pare in una fase un po', diciamo, critica, nel senso che più che avere la contrattazione, il desiderio di guardare avanti, ha un po' la nostalgia di tornare indietro, no? Di andare a rifugiarsi nelle zone di comfort, e questo probabilmente è un problema, diciamo, sul quale noi dobbiamo riflettere, noi come parti sociali, perché naturalmente queste grandi trasformazioni del mondo del lavoro hanno delle grandi ripercussioni su quello che è il rapporto della persona col lavoro, con la sua vita, nella dimensione della relazione, nella sua identità e quant'altro. Quindi questo è un grande tema, l'abbiamo visto in maniera evidente durante la pandemia, le tecnologie ci hanno fatto vedere che si può lavorare in un modo diverso, che si può concepire il lavoro diverso. E qui io proprio per questo sono sensibile alla provocazione che faceva prima il collega, invece io ho la forte convinzione che per orientare queste scelte serva
un'etica degli affari, un'etica del lavoro. Cioè, noi, io lo dico spesso, ma penso che se uno, come dire, considera, no, qui sto parlando a un pubblico selezionato, no, considera le grandi differenze che ci sono fra l'economia di mercato e l'economia capitalistica, non ho bisogno di aggiungere altro. Cioè, un conto è costruire una società sui valori del mercato, un conto è costruire una società o lasciare che il capitalismo, anche finanziario, costruisca, come dire, un mondo, anche un mondo del lavoro, anche dentro casa nostra, perché poi negoziare l'algoritmo che viene costruito in paesi che hanno culture e sensibilità molto diverse dal nostro è praticamente impossibile, diventa poi estremamente difficile. Quindi io qui penso che su questi grandi cambiamenti dovremmo essere vigili e dovremmo essere soprattutto molto diligenti nell'applicazione. Poi c'è il secondo fronte di preoccupazioni, il secondo fronte di preoccupazioni è quello della società, no? Qui la società sta cambiando in maniera evidente, ci sono moltissimi documenti sui quali avete ragionato, no? A partire naturalmente da tutte le valutazioni che sono state fatte sulla demografia. Però ecco, io anche qui vedo quattro aspetti su cui bisogna per forza di cose concentrare le attenzioni. La prima è sicuramente questa, no? La nostra società invecchia, non sto a far numeri perché tanto sono ben noti a tutti, invecchia, diventa anche longeva, il che naturalmente io con i capelli bianchi apprezzo, naturalmente, però è chiaro che questo mette in evidenza tutta una serie di bisogni che sono completamente diversi. Noi qui abbiamo scaricato in passato molte delle responsabilità di soddisfare questi bisogni, soprattutto nell'ambito familiare, nell'ambito della cura dei figli e in tutti i nuovi bisogni che adesso vengono avanti con l'invecchiamento attivo sulla famiglia, e qui naturalmente si pone un problema di riconoscimenti da parte della comunità di questi sforzi, no? E questa è una questione che secondo me incrocia anche il mondo del lavoro, soprattutto quando si vedono i dati di quello che è il cosiddetto part-time involontario delle donne o i livelli di partecipazione alla vita lavorativa delle donne. E qui naturalmente bisogna assolutamente fare una riflessione in questo senso. Naturalmente questo si porta dietro la sostenibilità del nostro sistema di welfare. Molto è stato fatto sul piano della contrattazione collettiva, ma bisogna sempre ricordare che la contrattazione collettiva interviene come spalla, come integratore di quello che è il primo pilastro del welfare, che oggi deve essere ridisegnato completamente, perché è stato disegnato a metà degli anni del secolo scorso su un'economia completamente diversa, e qui c'è un grande tema di sostenibilità. Il terzo tema è quello dello snaturarsi dei territori. Abbiamo un problema evidente di quello che sta accadendo nell'abbandono di alcuni territori, nella trasformazione di quelle che sono le periferie piuttosto che le province, che hanno bisogno assolutamente di essere ripensate perché valorizzino una propria identità nella costruzione di un tessuto sociale molto più consistente. E qui mi riferisco in modo particolare al fattore scuola, che può essere un fattore determinante nella creazione di un'identità locale. Che mi scusi, dovrebbe essere. E l'ultimo punto è quello delle città, che naturalmente hanno necessità di diventare molto più smart, dal momento che è lì che i tempi delle città rendono possibile maggiormente conciliare il lavoro con i tempi di vita. Questo mi pare un po' il perimetro su cui, come dire, Confindustria è sensibile, è vigile, e nell'ambito delle relazioni sindacali e delle relazioni istituzionali andiamo un po' a esercitarci. Grazie. Molte grazie. Riprendo solo punto della relazione, che ha trattato davvero tanti temi diversi. Mi è piaciuto il riferimento all'etica del lavoro, quale etica per il lavoro, e mi chiedo se, anche richiamandosi all'intervento di Rosina della settimana scorsa, non si possa pensare che l'etica del lavoro possa utilizzare
potremmo dire come baricentro, la lente dell'impatto familiare, per orientare azioni e criteri rispetto a quello che, tenendo conto delle ricadute che qualsiasi tipo di decisione o prassi hanno sul benessere delle relazioni familiari. Non c'è dubbio, la persona è centrale, la famiglia è centrale, ecco, non si può parlare di queste cose solo nei convegni, poi bisogna farle accadere, certo, nella realtà. Ecco. Grazie, grazie molte. E do grazie a voi. A Emma Ciccarelli, Forum delle Associazioni Familiari, che ci parlerà, la sua relazione si intitola Per un cambio di passo, investire nella prevenzione e nell'educazione. Prego Emma. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio per ospitare il forum delle associazioni familiari a questo lavoro dell'osservatorio, è un lavoro a cui noi teniamo da tempo. Essendo una degli ultimi, penso che sia anche più semplice presentare le nostre considerazioni attraverso delle slide che metto in condivisione, così ci stanchiamo un po' di meno. Ecco qua. Allora, sì, già nel titolo alcuni elementi importanti, no? Si parla di un cambio di passo, anche lo diceva anche la professoressa Giaccardi, nelle politiche della famiglia e con la famiglia. E quindi parlare di politiche familiari significa parlarne in un nuovo termine, in termini di investimento, no? E un investimento che però a nostro avviso deve tener conto di due elementi importanti nell'attuazione delle politiche familiari, che sono gli elementi, la prevenzione. E finora tutta l'attività sulle famiglie è stata concentrata soltanto nel intervenire quando la famiglia ha dei problemi, quindi con costi sociali altissimi. Le politiche familiari diventano politiche di tipo assistenziale. A nostro avviso le politiche familiari in realtà sono delle politiche promozionali, di capacitazione delle persone, di consegna, di aiuto e sostegno nelle competenze, nelle responsabilità che i membri della famiglia hanno tra di loro, e quindi implicitamente un lavoro di educazione, quindi di affiancamento nella famiglia, nei momenti in cui la famiglia comunque è sana, è capace di gestire se stessa, ma cercando di potenziare ancora di più le proprie capacità e di contenere le criticità, ossia laddove ci siano segnali di sofferenza o di disagio, è lì che l'azione dei servizi, delle istituzioni, dello Stato può essere più incisiva con minor costi sociali. Su questa slide, ecco, riprendo un po' il tema del vostro documento che avete presentato e cercherò di seguire anche i criteri con cui è suddiviso il documento. Una frase importante che ci colpisce molto e che riteniamo fondamentale è che tutto passa per la famiglia, cioè tutta l'attività dello Stato, tutta l'attività e le politiche dello Stato passano dalla famiglia, e non nella famiglia intesa come singoli individui, ma come soggetto. Quindi l'invito è quello di considerare la famiglia come un soggetto a sé stante, che non è la sommatoria di singoli individui, ma un soggetto a sé, ossia un soggetto economico per quanto riguarda la capacità di intervenire nell'economia, un soggetto educativo, un soggetto contributivo, assistenziale, pensiamo a tutti i servizi di cura che fa la famiglia, è un soggetto culturale, quindi è capace di promuovere e di intervenire in tutti questi ambiti, anche un soggetto che è capace di fare ecologia, no? di prendersi cura dell'ambiente. E quindi considerandola in questo senso, allora le politiche della famiglia saranno più efficaci e potranno essere considerate come vere politiche di investimento, uscendo quindi dalla logica assistenziale. Per quanto riguarda il primo segmento, il rapporto tra le generazioni, evidenziamo alcuni aspetti. Il fatto che il tema della denatalità è un tema che va preso in seria considerazione, perché è
indebolisce proprio la stessa funzione della famiglia, perché se vengono a mancare delle generazioni, gli equilibri intergenerazionali, come è stato ben detto dalla professoressa Carrà, non reggono. Quindi è in una prospettiva, bene sì prendere in considerazione tutte le problematiche che adesso la famiglia, ma le politiche per la famiglia devono avere uno sguardo verso il futuro, uno sguardo che garantisce una continuità di, anche nell'azione stessa della famiglia, di supporto tra le varie generazioni. E un altro aspetto che riteniamo da inserire nel quadro della realtà è il tema della responsabilità genitoriale. È un tema sottovalutato, cioè interviene spesso e soltanto quando ci sono responsabilità penali o di altro genere. In realtà la responsabilità genitoriale è un valore di rilievo costituzionale sia nell'articolo 30 che della Costituzione che nell'articolo 147 del Codice Civile. Si parla di questo obbligo per i genitori di prendersi cura dei propri figli. La domanda è, in un assetto di vita quotidiana in cui i genitori per mille motivi non riescono ad essere presenti nell'azione educativa, e uno di questi è anche i tempi della famiglia, i tempi della città, quindi tutto il problema della conciliazione, i genitori devono essere messi nelle condizioni di poter fare i genitori, e quindi una riflessione va fatta in questi termini, cioè i tempi che le famiglie possono, i genitori possono destinare ai propri figli. In questo quadro di realtà, di questo primo tema, vorrei sottolineare anche le soluzioni che sono state offerte dalla stessa gruppo di lavoro, ma che riteniamo più evidenti. Cioè il Family Impact Lens è un elemento importantissimo che non va sottovalutato, perché permette di leggere con le lenti e con lo sguardo della famiglia tutto quello che viene deciso a livello istituzionale, tutte le politiche che vengono fatte. Quindi dovrebbe essere veramente uno strumento da adottare proprio per rendere più efficaci le azioni sulla famiglia, anche attraverso la valorizzazione dei cinque principi di cui si parla nel documento, no? Responsabilità, stabilità, relazioni familiari, diversità e coinvolgimento. Sono i cinque elementi su cui è la lente con cui si guardano le varie azioni normative. In quest'ottica della responsabilità genitoriale, dei due elementi della prevenzione e dell'educazione, riteniamo che abbia un ruolo centrale importantissimo quello dei consultori e dei centri della famiglia. Consultori che a nostra esperienza intese non solo come quelli tutelati dalla legge di carattere sociosanitario, ma sempre di più, e lo abbiamo visto anche con il tema della conflittualità coniugale, della violenza intrafamiliare e degli altri disagi che possono avvenire all'interno della famiglia, potenziati quelli di carattere socioeducativo, perché questo tipo di servizi all'interno dei consultori consente veramente di fare quell'azione preventiva di cui parlavo precedentemente. Attività che possono anche essere svolte attraverso i centri della famiglia, di cui in Italia c'è bisogno di un grosso potenziamento, ma anche di radicarli nei territori in modo che diventino servizi di prossimità. Servizi in cui non va, che sono distinti dai servizi sociali, perché spesso c'è un immaginario o un pregiudizio dove l'andare della famiglia presso i servizi sociali significa andare a chiedere aiuto. I centri per la famiglia hanno proprio una funzione promozionale e di potenziamento delle capacità familiari, quindi un grosso investimento dovrebbe essere fatto in questi termini. E a fianco a questi, promuovere le reti di associazioni della famiglia e di associazionismo familiare. Uno dei grossi problemi delle famiglie e dei disagi che esprimono le famiglie è proprio quello della solitudine. L'associazionismo familiare è uno strumento che consente alle famiglie di non essere sole e di affrontare le varie fasi di criticità della vita familiare insieme ad altre famiglie. Altro tema importante è il riconoscimento dei caregiver familiari. Non è stato parlato, ma sempre più la famiglia ha questa anche funzione di cura, soprattutto di cura di propri membri che hanno disabilità particolari. E questo mal si concilia col tema del lavoro, col tema anche del
dei costi che questo comporta e col fatto che molte donne, molte volte si è costretti a licenziarsi dal lavoro proprio per seguire i propri cari. Quindi è un tema che va affrontato. La seconda sezione era il rapporto tra i generi, quello dell'instabilità coniugale. Ecco, anche qui ritorna ancora il tema del sostegno alla coppia in termini di prevenzione, sostegno che parte anche dalla preparazione al matrimonio civile o alla vita insieme, quindi dai corsi di preparazione alla vita di coppia. E poi il tema della violenza intrafamiliare. Su questa qui volevo soffermarmi un pochettino perché è già stato detto molto, la violenza è emersa soprattutto legata al tema della donna, ma poco è stato detto o è stato appena accennato su un fenomeno che sta crescendo, che è quello dei minori vittime di violenza assistita. Il fenomeno è crescente e gli studi di settore confermano che se non adeguatamente supportati, questi minori una volta adulti tendono a reiterare certi comportamenti violenti. Logicamente è tutto un ambito che ha bisogno di un intervento particolare, ma che può essere... Scusa, ancora 2 minuti, non di più. Ok, grazie. E in un'ottica di lungo periodo, anche perché il tema della violenza comunque ha dei costi sociali molto alti, quindi investire sulla tenuta dei legami familiari sicuramente aiuta a ridurre i costi sociali. Anche qui il prezioso valore ritorna dei centri per le famiglie e dei consultori socioeducativi. E infine il tema della conciliazione famiglia-lavoro. Molto è già stato detto, aggiungo 2 cose che mi premono in particolare. Valorizzare la differenza sul lavoro tra uomo e donna, perché ha un valore, la donna porta un valore aggiunto differente rispetto all'uomo, quindi va valorizzata la differenza di prestazione lavorativa e quindi non va appiattita. E di considerare la maternità come valore sociale, perché comunque ha poco spazio nell'ambito della conciliazione famiglia-lavoro il tema della maternità, che è un servizio che la donna svolge non solo per se stessa e per i propri cari, ma anche per la famiglia, proprio legata al fatto della denatalità. Come pure la responsabilità genitoriale di cui parlavo prima, e quindi un obbligo per i genitori di considerarla nella responsabilità sul lavoro, quindi come conciliare le 2 cose. A questo le azioni da potenziare, i tempi della città, i tempi della scuola, i contributi previdenziali per maternità, perché comunque quelli sono il grande nodo che costringono poi le aziende a licenziare le donne, e ritorna al tema dei caregiver familiari. Magari poi in un mio scritto di dettaglio spiegherò ancora meglio quanto detto. E questo è tutto. Grazie. Grazie Emma, mi spiace per averti interrotto, ma direi che è stata molto utile questa presentazione, perché hai proprio focalizzato alcune delle soluzioni che possono poi arricchire anche il nostro report. In realtà alcune delle cose che hai citato sono presenti nel report più esteso, ma per motivi di sintesi poi ho tagliato. Direi che riprendo soltanto una delle ultime cose che hai detto, perché credo che forse questa è una delle cose che è sfuggita, cioè l'idea che la parità di genere non debba essere un appiattimento, perché in realtà proprio parlare di relazione uomo-donna significa tenere conto che sono 2 differenze che si incontrano e che devono essere, di cui deve essere valorizzato il contributo specifico di ciascuna di queste 2 parti della relazione. Chiudo qui, ti ringrazio ancora. E a questo punto do la parola a Massimiliano Colombi, Forum del Terzo Settore, che ci parlerà di generazioni in competizione quando la cura vince sull'educazione. Prego, Massimiliano, grazie.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per la ricchezza della mattinata, ma soprattutto grazie per il documento che proprio diventa prezioso sia per la sua parzialità, che consente di accogliere tanto, ma ancor più prezioso per le attivazioni che sarà in grado di attivare nel tempo che avremo davanti e direi nella sua dimensione strategica che ci consente di essere avvertiti quando ricominciamo da capo. Questa è una malattia italiana atavica, no? Riprendere, perché come dice qualche saggio, di analisi si può anche morire, per questo mi ha convinto molto l'approccio anche culturale che sta dietro al documento. Io ho apprezzato proprio in questo senso anche il legame con il quadro logico e l'inquadramento teorico. Su questo punto, diciamo, una espressione che ho sentito particolarmente hard è quando si dice a un certo punto, dopo essere pienamente d'accordo che tutto passa per la famiglia, fisicamente dentro la famiglia e dentro la famiglia tocca trovare mediazione, che tutto produce delle reazioni a catena. Ecco, dalla pratica professionale, anche dall'ascolto di tante donne e uomini impegnati nel lavoro sociale, anche accompagnando progetti e servizi in giro per la penisola, io credo che qui sia il caso di recuperare anche una dimensione della non linearità. Questi processi dentro la famiglia non hanno solo aspetti lineari, ci sono le opacità, ci sono anche le ambivalenze, ci sono anche, diciamo così, tutta la dimensione affettiva che evidentemente non può essere ricompresa dentro la razionalità. Lo dico perché il tentativo di iperrazionalizzazione della famiglia in alcuni momenti è forte, non solo in questo documento, ma anche in alcuni approcci. Il documento è talmente prezioso che forse scrivere tre righe che mette al riparo il documento da alcune critiche può essere un primo elemento di vantaggio. Ma diciamo che vorrei concentrarmi su un punto, anche vista l'ora, in particolare sulle criticità nel rapporto tra le generazioni e in particolare al sottopunto dello sbilanciamento generazionale, e ponendo prima una questione di linguaggio che non vuole sembrare oziosa, ma ci sono almeno tre espressioni che utilizziamo come sinonimo che forse vale la pena confrontare. Lo lascio solo come campo successivo di lavoro. Parliamo di carico, di compito e di responsabilità, per dire carico educativo di cura, responsabilità di cura, compito di cura. Queste tre accezioni che sembrano sinonimi in realtà fanno trasparire, proprio perché Chiara Giaccardi parlava di una ricerca di una nuova ermeneutica, e allora su questo il linguaggio credo che possa essere una frontiera su cui stare, provare a immaginare che il linguaggio, compito, carico e responsabilità trasmetta anche una certa visione della famiglia e delle responsabilità all'interno della famiglia, credo che sia un'area su cui lavorare. Io mi ritrovo molto nella lettura delle famiglie multigenerazionali, proprio quelle che hanno contemporaneamente due compiti fondamentali, la cura per i più piccoli e la cura per i più anziani, ma volevo condividere con voi una davvero cinque righe di un'intervista fatta a una mamma nell'area di Monza Brianza, una mamma che fa parte di quella diseguità di genere di cui abbiamo sentito parlare a lungo stamattina, che dice: la bambina è cresciuta molto indipendente anche per questo. È una bambina felice e contenta, senza grossi problemi, anche se non ho mai avuto molto tempo da dedicarle. La bambina mi fa capire che vorrebbe più tempo per lei. Le sue compagne di classe hanno più attenzione. Tante volte lo scrupolo viene. Non è che la trascuro. Certo, a volte è proprio così. Ora, non riesco a trasferirvi tutto il senso di colpa che questa mamma trasferiva nell'intervista e nel racconto. La famiglia aveva a casa un grande anziano non autosufficiente, le cui continue emergenze riuscivano a mettere in secondo piano, diciamo così, la quotidianità dell'educazione dei più piccoli. In questo senso a me sembra importante vedere queste situazioni dove le generazioni vanno in competizione e dove il compito di cura sembra drenare il carico di cura, la responsabilità di cura
sembra drenare energie, attenzioni, passioni rispetto al compito educativo. In altre famiglie, in situazioni ben più difficili, qualcuno diceva: io ho paura che questi percorsi inneschino dei percorsi di povertà educativa. Questo è interessante vederlo, perché ci offre una chiave di lettura proprio per avvalorare la proposta che il documento fa di entrare nella logica del Family Impact Lens. Cioè, valutiamo gli impatti non solo delle altre cose, ma anche di questo bilanciamento tra cura e educazione all'interno della famiglia. In questo senso, e vado davvero alla proposta finale, è stato, secondo me, meritoriamente citato lo scenario del PNRR, che rilancia tantissimo sulle situazioni di cui stiamo parlando. Noi abbiamo l'obiettivo anche di passare dal 4% degli over 65 al 10% degli over 65 assistiti a casa. Ci sono 4 miliardi sul piatto, diceva ieri il ministro Speranza, dicevano il ministro Speranza e il ministro Orlando. Allora mi sono chiesto: ma il documento che abbiamo davanti è utile anche per immaginare percorsi di riprogettazione degli interventi delle politiche? E ho provato a far interagire i contenuti del documento con il tema dell'assistenza domiciliare, immaginando che proprio la condizione di cui vi ho parlato prima facesse vedere come, anche nelle situazioni virtuose in cui è possibile offrire una ottima assistenza domiciliare per gli anziani e un'ottima assistenza domiciliare sul fronte educativo, la casa come primo luogo di cura diventa l'esperienza più plastica per vedere come ancora oggi l'organizzazione degli interventi delle politiche a canne d'organo, nella loro specializzazione, producono frammentazione. Questo è un tema particolarmente interessante, almeno dal mio punto di vista, e che ringrazio ancora i redattori del documento perché ce l'hanno fatta vedere in maniera evidente. Allora, questa logica forse non impatta sul quinto principio del Family Lens, in cui dice sulla funzione di mediare e di equilibrare tra le esigenze di tutti i membri. Allora credo che l'approccio non è solo, diciamo così, descrittivo della situazione, ma assumere l'approccio del documento può essere un grande aiuto anche per la riprogettazione almeno di piccoli segmenti. Allora immaginavo che si apre un cantiere per una sorta di domiciliarità aumentata, abbiamo provato a immaginare questa definizione, che tenga conto di questa necessità della compresenza di generazioni, della competenza di compiti di cura e compiti educativi, ma anche che sia una presenza dei servizi che tenga conto di questa dimensione complessiva. Finisco citando semplicemente una storia che mi ha colpito proprio nel primo lockdown. Nelle interviste incontro Anna, che è la mamma di Paolo, che è un ragazzo che vive la condizione di autismo. Anna dice: io ascolto tantissimi genitori preoccupati rispetto ai loro figli che stanno perdendo delle occasioni per la propria vita. Dice: io non so a chi raccontare il fatto che in questi 3 mesi ho perso 5 anni dei piccoli avanzamenti di Paolo, altro che la paura di perdere gli avanzamenti. Dice: io ho visto degli arretramenti. Questa storia mi fa concludere su una proposta delicata. A me ha convinto la proposta della professoressa Carrà del piano cartesiano, che vede generi e generazioni tra le ordinate e le ascisse. Mi chiedevo se questa centralità delle condizioni non possa essere la terza dimensione di quel piano cartesiano, aiutando a congiungere problemi e soluzioni proprio del quadro logico, e quindi passare da un'analisi 2D a 3D, introducendo proprio alcune condizioni che, diciamo, danno anche sostanza a quello che Chiara Giaccardi riferiva come impostazione di Papa Francesco, che la realtà è superiore all'idea. Grazie davvero di cuore per il lavoro fatto, grazie. Molte grazie a Massimiliano Colombi, credo che, non so, lo ricontatterò per avere una spiegazione più approfondita di questa proposta sulla tridimensionalità, perché ritengo che sia
molto, molto sfidante, e lo ringrazio anche per aver dato un'esemplificazione di cosa voglia dire adottare il modello del Family Impact Lens, che forse più chiara di così, forse la userò durante le mie lezioni l'anno prossimo per spiegare il senso del Family Impact Lens, perché questo esempio dell'efficacia di per sé dell'assistenza domiciliare buona, l'assistenza domiciliare e l'assistenza educativa, che di per sé sono due interventi buoni, ma se si intrecciano dentro le stesse relazioni familiari possono far esplodere queste relazioni familiari, perché non tengono conto l'uno dell'altro, quindi non tengono conto dell'impatto sul complesso delle relazioni familiari, che include anche problematiche differenti da quelle per le quali direttamente intervengono. Credo che ci sia quindi molto da riflettere su come recepire anche queste osservazioni nella redazione poi del piano nazionale. E anche mi piace ricordare una delle affermazioni con cui è esordito, ovvero che ricordiamoci che non è necessario ricominciare da capo, tutte le volte ricominciare da zero, perché comunque abbiamo già dei buoni strumenti per proiettarci poi verso il futuro in uno strumento come il piano nazionale che sia più efficace e più rispondente alle caratteristiche delle famiglie attuali. Credo che a questo punto sono riuscite in qualche modo a recuperare e quindi a valorizzare il contributo di ciascun relatore, per cui direi che non c'è bisogno a questo punto che io faccia delle ulteriori conclusioni, e invece do la parola a Ilaria per concludere questo primo webinar e per lanciare le prossime iniziative. Grazie a tutti davvero, perché è stata una mattina estremamente interessante e utile. Grazie Elisabetta, ringrazio nuovamente la Chiara Giaccardi, la nostra coordinatrice di questa webinar, appunto Elisabetta Carrà, che è stata, devo dire, magistrale, ci ha fatto concludere nei termini con qualche minuto di anticipo, non è facile, e poi grazie a tutti i relatori, siete stati incisivi e ricchi, una ricchezza di contributi di cui vi ringrazio per l'impegno e per condividere con noi questa missione. E due parole prima di chiudere sugli aspetti operativi. E nella giornata di questa mattina due cose importanti per il Dipartimento sono emerse. Allora, anzitutto il rapporto tra generi e generazioni ci evidenzia che come sia un tema anch'esso veramente complesso, completo e trasversale. Avevamo detto che la demografia è un po' lo sfondo. Il tema generi e generazioni ci consente già di declinarlo con azioni e possibili soluzioni davvero complesse, ma anche complete, come vi dicevo. Mi viene in mente, per quanto riguarda notizie che vorrei darvi integrative, emerge nel rapporto generi e generazioni la figura, è emerso in tutti i vostri interventi, dei minori. Dobbiamo sapere che è stato varato dall'Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza il Piano Nazionale per gli interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. È stato approvato dall'Osservatorio il 21 maggio e ora sta facendo il suo percorso dei pareri di legge. Ve lo dico perché il piano è intrecciato moltissimo rispetto alle tematiche di quello che sarà il Piano Nazionale Famiglia, e vi dico anche che forse è un unicum che per la prima volta ci troviamo nello stesso anno, negli stessi mesi, ad avere due piani di indirizzo strategico sulle politiche familiari e per l'infanzia e dell'adolescenza contestuali. È un'occasione unica, e vi dico già che nel piano infanzia, ad esempio, ci sono azioni molto concrete
sui patti di corresponsabilità famiglia-scuola, sui patti educativi territoriali, istituzione di tavoli e progettazione di documenti di indirizzo per dare a queste misure, come diceva Elisabetta Carrà all'inizio, concretezza, no? Adottare misure concrete. E poi un altro tema che mi sembra cruciale emerso oggi, oltre quello appunto dei minori, è il tema dei centri per le famiglie, che è un tema, come sapete, centrale per il Dipartimento, che è centrale anche in un progetto che si sta sviluppando in questi mesi e le regioni lo sanno perché sono partecipi di questo progetto. Volto proprio al rafforzamento e il consolidamento dei centri per le famiglie sui territori a valere su risorse del PON Inclusione, che ci consente di fare disseminazione, tutoraggio e quindi di avere presenza nelle regioni con riguardo a questo rafforzamento. E d'altra parte è emerso anche oggi che noi dobbiamo dare, trasformare un po' i centri per le famiglie, non solo rafforzandoli, dando ad essi un'identità che forse a questo punto è nuova, proprio grazie ai contributi di tutti voi rispetto al rapporto generi e generazioni. E su questo c'è anche da segnalare un'iniziativa nuova, cioè il lancio di centri polifunzionali per le famiglie che abbiamo previsto nella legge di bilancio per il 2020 e che ha già avuto un primo bando insieme agli asili nido per i comuni, che hanno presentato progetti, un centinaio di progetti, per la costruzione e l'istituzione di nuovi centri polifunzionali, che saranno un po' ripresi dalle esperienze territoriali e delle regioni e forse saranno anch'essi, coadiuveranno il nostro intervento a favore delle famiglie sui territori. Detto questo, vi segnalo a questo punto al pubblico che è stato paziente, ci ha seguito finora, che i documenti del report e le slide del primo gruppo di lavoro saranno caricati sulla piattaforma Partecipa, alla quale potete collegarvi per fare i vostri commenti, come il precedente documento. Io vi raccomando di farlo, vi prego di farlo, penso che il contributo di tutti potrà arricchire questi primi report e quindi ringrazio da ultimo ma non per ultimo chi ci ha oggi seguito, chi ci ha ascoltato e chi ci aiuterà a costruire questo percorso di consultazione. Vi ringrazio molto. Arrivederci a tutti. Arrivederci. All'8 di settembre. Ci vediamo l'8 settembre. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci e grazie.